sede di Monti. Allora, quelli sono, quelle è l'Abruzzo. Quella Abruzzo. E quando il cielo è particolarmente terzo, oggi si vede un pochino. Se tu vedi la, se tu riesci anche a vedere quella montagna dietro le antenne, quella è un sasso. Questa è l'Abruzzo, quella è il velino. Questa è meraviglia. Questa è stata un po' una follia per me e mia moglie. Le montagne innevate che vedi laggiù è l'Abruzzo. Bellissima. Oh, Roche ha deciso che Miniero gli piace, cioè lui sta decidendo. Ah, ecco. Non qua a Firenze. 3, 2, 1. Oh, questo è il cronometro, questo è Luca Miniero, Francesco Alò, Bettis.it. Ciao Luca, benvenuto. Allora, Luca è frastornato perché è entrato praticamente 5 minuti fa a casa mia e abbiamo parlato di tutto, di massimi sistemi, malissimo ovviamente, perché soprattutto come al solito parlavo io. E ha stretto la mano a Paolo Carabetta che sta dietro la Canon, a Jacopo Giovannitti che sta alla sinistra di Paolo Carabetta e poi via, azione come facciamo sempre noi per queste video interviste che sono un po' irruente, com'è anche irruento. Parlavo con Paolo che è un aspirante cineasta, parlavo molto della ritmica di Sono Tornato e quindi adesso ci torno immediatamente, anzi partiamo proprio da appunto da quanto è interessante questo film che hai realizzato. Luca è un regista, adesso io ho fatto il critico del merda, ecco qua, questa è la pagina, in una pagina imprigionato Miniero, Luca è un regista già molto esperto, il suo primo lungometraggio insieme a Paolo Genovese che era seduto, dove è seduto Miniero adesso, per una video intervista molto divertente di qualche giorno fa. Beh, hanno cominciato insieme, erano surrealisti, hanno fatto due film surrealisti fantastici. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, diciamo, l'innesto drammaturgico, l'inizio del racconto è già un enorme paradosso. E vabbè, in Nessun messaggio in segreteria addirittura si citava il Buñuel di Quell'oscuro oggetto del desiderio e noi critici ci facciamo i pipponi, perché addirittura c'era un cambio di protagonista clamoroso, di corpo, che con il taglio surrealista, perché i surrealisti non ti spiegano mai perché fanno una cosa, la fanno e basta. E c'è questa crudeltà nel surrealismo, da Buñuel a Lynch, crudeltà nel racconto, ragazzi, e non sono persone deliziose, anzi, sono così buoni che ci vogliono aprire la testa e ci vogliono portare anche a vivere il cinema e la vita in un modo diverso. E non spiegano mai, giustamente, perché il surrealista deve stare zitto, perché è anche una questione economica per loro, il loro lavoro è far lavorare noi, loro non devono dire niente e noi ci facciamo un sacco di domande. Quest'uomo ha cominciato alla grande con Paolo Genovese e con cose anche ipocommerciali e poi è diventato regista ipercommerciale nel senso più bello del termine, proprio come Paolo, quindi hanno una vita che per me è molto affascinante, ma io purtroppo appunto sono critico e mi faccio i pipponi su queste cose, coppia non di sangue. Sono pochissime le coppie non di sangue nella storia del cinema, di solito sono fratelli, al massimo sono cugini, qualche volta sono marito e moglie, ma le coppie non di sangue, come Guaglione e Resinaro adesso, che sono i vostri corrispettivi giovani, i vostri doppi per tornare al surrealismo, sono pochissime. E io mi chiedo sempre, ma come fai a stare insieme se non sei una coppia di sangue? Toledano e Nakash, che ho intervistato una volta, che sono tanto bravi, e stanno in sala adesso con C'est la vie, che è un film strepitoso, i registi di Quasi Amici, e poi divorzio professionale da Paolo Genovese dopo Questa notte è ancora nostra, e poi appunto i due cominciano queste carriere soliste. Prima stavamo parlando con Paolo Carabetta del ritmo di Sono Tornato. Sono Tornato è l'ultimo film in sala di Luca Miniera, abbiamo avuto Nicola Guaglianone in video intervista lunghissima dove abbiamo toccato qualcosa di Sono Tornato, ma adesso ci possiamo scatenare con spoiler, avvertiamo, perché ci piace parlare di cinema anche in chiave filmologica, quando mi ricapita ad avere un regista che io mi diverto tanto a parlare con i registi, ci divertiamo. Il film l'ho trovato strepitoso, è una cosa acidissima, è una cosa molto quasi sperimentale da proporre in sala, soprattutto per un regista commerciale nel senso più nobile del termine, popolare com'è Luca Miniero. Quindi io, da critico cinematografico di merda, ho apprezzato molto il rischio, ho apprezzato molto il mettersi in discussione, ho apprezzato molto la difficoltà del fare questo film, che è ispirato a Lui è tornato di David Vnent, un film tedesco molto interessante dove Hitler a un certo punto, voilà, ripiombava nella Germania degli ultimi anni
si risvegliava proprio ed era Adolf Hitler e chissà che cosa succedeva, come reagiva il paese al ritorno di Adolf Hitler. Qua in questo caso Luca, come ai tempi di Benvenuto al Sud, adesso con tutto rispetto per Vnent, ci sono delle grandi differenze tra Lui è tornato e Sono tornato. Io ho amato di più il tuo finale, per esempio. E quindi come fece con Giù al Nord di Danny Boone, che per me Benvenuti al Sud è più bello, con tutto rispetto per Giù al Nord, che è un film delizioso, Luca Miniero arriva, e quindi è anche un orgoglio non strano, arriva, c'è questa idea ovviamente di, nel caso di Sono tornato, è veramente la parola remake non si può proprio usare, perché passare, signori, da Hitler a Mussolini è chiaro che è tutto un altro film, è tutta un'altra sceneggiatura, no, ovviamente parliamo proprio tecnicamente. Quindi, però c'è chiaramente quell'intuizione che va riconosciuta e che riconosciamo al buon Vnent, ma poi è tutta un'altra storia, e anche un'altra storia con la S maiuscola. Allora, dopo questo preambolo, intanto facciamo i saluti di rito, salutiamo e ringraziamo Mirko D'Alessio, che monterà o non monterà questa video intervista, perché so pochissimo montate, che ci piace proprio andare così live e cinema verità. Ringraziamo e salutiamo l'Istituto Tecnico Rossellini, da cui viene Paolo Carabetta, noi lo chiamavamo Cine TV quando eravamo giovani. E Paolo è qui grazie a un accordo Bettiste Rossellini, e voilà, entriamo nello specifico. Allora, il film è in sala. Il film che cos'è? Un giorno a Roma, all'improvviso cade proprio letteralmente un corpo a Piazza Vittorio Emanuele, che rispetto a dove ci troviamo adesso è laggiù, non troppo distante da noi. E questo corpo è il corpo, non è un corpo qualsiasi, è il corpo di Benito Mussolini, che è tornato nell'Italia di adesso, dell'aprile del 2017. Mi piace a me quando si mette proprio il giorno della morte, ed è tornato e ha i piedi legati, ma non è 50 sfumature di rosso, e ha ancora una divisa di un tempo, e è interpretato da Massimo Popolizio, e subito il film parte alla grande, perché c'è un passaggio da Ronaldo, Vnent faceva vedere un bambino con la maglietta di Ronaldo, qua si vede il Balilla Totti, e già c'è dei grandissimi Guaglianone e Miniero in sceneggiatura, Balilla Totti, perché c'è un bimbo con la maglietta di Totti, che appunto in questa Italia super multietnica, che già un po' sconcerta Benito Mussolini, che è arrivato qua, si gira e dà le prime informazioni a questo signore, che immediatamente chiede. Allora, intanto complimenti. Grazie. Dal vivo, complimenti fisici, te tocco pure, perché mi è piaciuto tantissimo questo film. Bene. Penso che sia stato un azzardo per te enorme. Parliamo subito della... Visto che eravamo già entrati molto nella ritmica, ok? Allora, è un film che è molto frenetico. Sì. Perché? Perché? Perché quando per esempio ho fatto per esempio Benvenuti al Sud, il film di riferimento per me non è stato quello francese, che ho visto una volta sola, e ho letto praticamente, ovviamente, la sceneggiatura, il film l'ho guardato una volta sola, quindi dal punto di vista visivo io invece mi ero guardato molte volte Pane, Amore e Fantasia, quindi ho cercato di dargli in qualche modo un ritmo che secondo me era più italiano. Infatti se quel film assomiglia più a Pane, Amore e Fantasia di Comencini piuttosto che al film francese, così qua il film tedesco mi è sembrato sempre un po' poco adatto al mio gusto di montaggio, e quindi in effetti il film di riferimento che mi sono preso è La Grande Scommessa. Wow! E sono Davide Corto. Ottimo! Perché è da lì che poi, guardandolo 100 volte, ho cercato di imitare i tagli di montaggio insieme a Valentina Mariani. Ma certo, adesso che lo dici... E anche in Schioni, ovvio, ci sono linguaggi ancora di più di quello tedesco. Documentario, sì. Persone intervistate, entriamo dentro la storia. Secondo me lì c'è La Macchina Nascosta, qua l'operatore appunto è Guido Michelotti, il direttore della fotografia. E insieme insomma ci siamo dati questo riferimento, e lì se pensi c'era spesso anche gente camera, come la chiamano, oppure
interviste, demo, insomma, è un film che ho amato, quindi... È un film strepitoso. Un film amato e quindi, diciamo, quello dal punto di vista del linguaggio. Quindi, pensavo che si adattasse un po' di più perché volevo avere più modernità rispetto praticamente all'arrivo di un personaggio del passato in un linguaggio più contemporaneo. Perfetto, perfetto. The Big Short, in originale La Grande Scommessa, film molto poco visto in Italia, film molto amato anche dall'Oscar qualche anno fa, qualche edizione fa, film strepitoso. Ok, è vero, ora che me lo dici ce l'ho davanti agli occhi e il parallelismo è fortissimo, però c'è questa idea di un uomo che ha una ideologia molto forte, è questo che ho amato tanto tra le tante cose del film, ha una visione, ha un'ideologia, ha un obiettivo che drammaturgicamente un drammaturgo, uno sceneggiatore lo chiama motivazione, invece politicamente noi lo chiamiamo nella vita reale ideologia. Qua in questo caso si sposano perfettamente le due cose, perché quello che ho adorato è che Benito Mussolini, in un paese senza ideologia, in un paese completamente nichilista, come è diventato l'Italia, e la prima persona che parla è una ragazza fantastica che dice subito una cosa allucinante su di lei, anche come noi un tempo, noi che siamo vecchiacci, in un dibattito peraltro molto attuale, e il film parla anche di uomo e donna, quindi parla anche di, che se ne sta parlando tantissimo, noi e loro, le nostre relazioni all'interno della società, del mondo dello spettacolo, lo sfruttamento del corpo, la manipolazione. Beh, c'è questa ragazza fantastica che subito è di un nichilismo totale, dice che ha un rapporto con il suo corpo e con lo sfruttamento di noi maschi di merda del suo corpo, già completamente nichilista, cioè della sensi, è staccata dal suo corpo, è fantastica, che è anche una forma di forza per lei, e tu ti spieghi, no? E che ti dice già che lei farà una cosa, poi dopo ne farà un'altra, la politica non esiste. In questa Italia qua voi fate arrivare un uomo che crede molto nella politica e che ha un'ideologia. Questo è agghiacciante, se ci pensi, è agghiacciante proprio. Però sì, è vero, lui ha un'ideologia in realtà, però è un populista, nel senso che non ha delle risposte, ha soltanto... è solo più carismatico dei nostri politici, ma gli somiglia molto, e questo secondo me è la parte poi indigesta del film, che si poteva, sarebbe pure buon, perché poi il film ha un capovolgimento finale, ma la caratteristica del personaggio di Massimo Popolizzo, sulla quale ci siamo molto concentrati, era quello di non giudicarlo, non mettere, come invece per esempio anche nel film tedesco, molti episodi che potessero sottolineare quanto fosse cattivo e quanto fosse stato cattivo, ma vedere Mussolini come uno di noi. Infatti lui non recita in modo teatrale, cosa che probabilmente Massimo teatro fa, e il Mussolini vero faceva molto di più. Il Mussolini vero era quello del balcone, era proprio un Mussolini recitante, perché quella era la retorica di allora, no? Intanto adesso mi stai facendo fare un pippone da critico. Intanto quel Mussolini lì, questo è un film che parla di cinema, e questo è un film che parla di un ragazzo che non solo ha un'ideologia fortissima, io non sono d'accordo con te. No, io non sono d'accordo che lui non è un politico italiano di oggi, perché lui, tutta la sua propaganda... geniale nel film, perché è un ragazzo geniale questo qui, e fotte e ci fotte come deve fare un vero grande villain, ok? Questo è Kaiser Soze dei soliti sospetti, questo ci fa un culo così, ok? E questo è il film racconta, non c'è niente da ride, all'inizio ridi e poi vedi, sì. E guardate gli occhi di Massimo, ti voglio dire una cosa, intanto questo ragazzo sa che cos'è la propaganda, bellissimo campo contro campo con Frank Matano sul cinema, ok? Questo ragazzo ha creato il Centro Sperimentale di Cinematografia, e quindi ha creato lo svezzamento di chi deve andare a lavorare. Ragazzo è Mussolini, ho preciso che il ragazzo è Mussolini. Io lo chiamo così perché intanto ce l'avete fatto tornare come un ragazzo. Vabbè. Guarda, inconsciamente, cioè, me lo spiego perché sto usando questo termine, perché in un paese che sembra morto, stiamo arrivando a delle elezioni e questo film non poteva uscire in un momento migliore, per me saranno le elezioni col più alto tasso di astensionismo della storia della Repubblica, lo dico anche in chiave scaramantica, così, ok? Lo dico apposta che siamo meridionali noi, così cerchiamo che vada, però si rischia questo, siamo finiti, come siamo stanchi, siamo quella ragazza lì dell'inizio del film, siamo completamente andati come italiani, non ce ne frega più niente. È anche una nostra reazione umana, ovviamente, a ciò che abbiamo visto. Lui
è uno che conosce la propaganda, è uno che conosce il cinema, è uno che conosce il potere del cinema. E prima con Luca stavamo, magari fra poco ne parleremo alla fine della video intervista, parlavamo lui da creativo, qual è il futuro di Luca Miniero come creativo, il prodotto audiovisivo, c'è ancora il cinema, esiste ancora il cinema, esisterà. Per Mussolini, e questo è affascinante, perché rispetto alla chiacchiera che stavamo facendo prima, per Mussolini il cinema è ancora quell'arte di seduzione di massa, quell'arte fondamentale che lui in un certo senso insegna ad Hitler e che attraverso intellettuali e un discorso sul cinema fortissimo che si fa nei primi anni del Novecento e che in Italia arriva in modo enorme, perché non dimentichiamo, va bene, che noi eravamo vicinissimi alla Francia che lo inventa, e Torino per esempio diventa subito la nostra, prima di Roma, la prima grande capitale dell'industria cinematografica italiana. Mussolini con Frank Matano subito c'ha, Frank è un documentarista sfigatissimo nel film che si attacca a Mussolini, per Mussolini lo umilia immediatamente, ci ricorda quanto sapesse che cos'è il cinema, quanto conoscesse l'industria, quanto conoscesse i meccanismi della propaganda, cioè in un momento di vuoto io riempio il paese di commedie, per esempio, e questa cosa della commedia è una cosa sottile che fanno lui e Guaglianone in sceneggiatura, perché è un dibattito anche tra critici di merda degli ultimi anni, si fanno troppe commedie in Italia, Miniero pure te, fai sempre tutte queste commedie, forse, ti sto psicanalizzando, questo film è anche una reazione tua a sta roba qua. Comunque tu pensaci a sta roba, così poi mi dici, per tornare a quel ragazzo lì che è veloce e che è giovane, per questo che uso questo termine, sì. E c'ha ancora un'ideologia, tesoro mio, perché lui, perché per me è un ragazzo? Perché lui sarà psicopatico, ovviamente è uno psicopatico, ovviamente è uno che poi ha portato un paese alla rovina ed è pronto ovviamente a rifarlo, sì. È questo che noi amiamo e che deve esserci nel villain, ok? La totale psicopatologia, che è anche il fascino per noi borghesi che cerchiamo di reagire, no? Alla psicopatologia. Oh, allora, questo arriva... È psicopatico, è forte in un paese in cui siamo tutti razionali e deboli. Allora lui spinge e riesce in questo nichilismo, in questo vuoto, dove non c'è nessuno nemmeno che gli vuole sparare e lo vuole ammazzare, lui riesce a creare un grandissimo movimento. Intanto tu hai detto una cosa che mi ha molto interessato, quindi non sono d'accordo sul fatto che è come un politico di oggi, no, perché lui fa tutto un discorso geniale di dire: eccomi, io sto qua, quelli dove stanno? Quelli dove stanno? Io voglio caricarmi, voglio che voi, poi è ovvio che è propaganda, ma lui dice: io voglio che voi pensiate che io sono responsabile delle cose, eccola la faccia. Vogliamo andare in Africa? Eccola la faccia. Io non faccio il peacekeeping, io le bombo le butto, eccola la faccia che te lo dice. Sì, cioè. In quel senso sì, cioè è completamente diverso. E lui è così intelligente che lui dice: proprio perché loro non ci mettono la faccia e il corpo, ok. Questo è uno che, e Grillo è stato paragonato a lui per certe cose, molto affascinante. Questo è uno che ovviamente, ragazzi, nel cinema di propaganda che lui aveva creato attorno a sé, lui andava ad arare i campi, lui faceva le traversate dello stretto a nuoto, cioè lui è uno che metteva il suo corpo, certo. Ho capito, al servizio dentro un prodotto audiovisivo, avendo capito l'importanza di quelli che poi sarebbero diventati Rodolfo Valentino, John Wayne, Sylvester Stallone, cioè la stardom, il divismo di un corpo che diventa proiezione, certo, di noi stessi. Allora io ti voglio dire, lui faceva quelle facce e quella recitazione enfatica lì, ma oggi. Lui no, quando si chiudeva il balcone le persiane, certo, di Piazza Venezia, lui era Massimo Popolizio, certo, secondo me. Come no? Sì, sì, infatti noi ci siamo abbastanza ispirati poi a Mussolini Ultimo Atto di Rizzani. Esatto. Era un Mussolini più privato, che era lo Steiger, no? Straordinario. Straordinario. E quindi su questo abbiamo lavorato moltissimo, sulla recitazione di Massimo, per togliergli tutto quello che poteva anche comicamente funzionare, ma che poi lo rendeva lontano da noi. Quanto ci avete lavorato su questo? Molto, veramente molto sul set, ma anche prima del set abbiamo avuto, rispetto ad altri film, molte più riunioni, anche se devo dire, chiaro che un attore come Massimo l'unico problema era quello di centrare insieme la taratura del personaggio. Uno pensa che basta avere in qualche modo, già una buona cosa per un attore così bravo per interpretare un personaggio, però anche per lui era rischioso entrare in Mussolini, perché la prima cosa non doveva giudicarlo ideologicamente, e come noi non lo giudichiamo nel film, in quanto gli facciamo fare e dire cose
assolutamente sgradevoli, che così lui non doveva giudicarlo come personaggio, cioè entrarci spontaneamente, per questo pure che non abbiamo pensato di prendere, cioè lui doveva essere Mussolini, non diventarlo. Per questo un attore che non fosse così famoso, almeno al pubblico cinematografico, ci ha fatto più gioco rispetto ad un attore ovviamente più popolare. Ottimo, interessante. Per esempio, questo, per farti capire quanto, quanto ti entra il film, Carabetta, l'ottimo Paolo, è venuto da me oggi e mi ha fatto la sua voce al citofono. Quando ha suonato... Chi è il Duce? Io stesso, nella video recensione per Bad Taste, mi è venuto di fare, quando c'è la battuta fantastica su Pertini, di commento satirico, di Mussolini che gli viene molto da ridere quando sente una strofa della canzone di Toto Cutugno e dice un partigiano come presidente fa proprio così. Quindi vi voglio dire, ci sono state tante voci che Massimo avrà provato con voi prima di arrivare a questa? Certo, però la cosa che abbiamo voluto togliere era, ripeto, sia il tono di voce anche l'accento romagnolo che aveva lui originariamente. È vero? In effetti ci siamo quasi attenuti ad una musica di Massimo, togliendogli proprio quell'essere troppo stentorio. Diciamo che la voce nasceva veramente dalla divisa del personaggio, non è stato molto di più. Invece sull'espressione abbiamo lavorato proprio per togliere tutte le espressioni. La mascella c'è una volta soltanto, praticamente la fa davanti allo specchio, quando dice Benito torniamo in scena, sulla voce fuori campo. Però anche la voce fuori campo è una voce fuori campo un po' malinconica in qualche modo. È una voce interiore. Esatto, arriva un personaggio stanco, uno che praticamente... Anche molto sconcertato. Sconcertato. Ragazzi, mettiamoci nei panni, loro ci manipolano in modo perfetto, perché ci manipolano per tutto il film. È un film che ti fa star male come spettatore, ti fa sentire in colpa. E guarda, sì, alla fine, certo. Complimenti ragazzi, perché... È difficile oggi fare un film. Infatti, molta gente che va, guarda, io ho avuto mai tanti commenti positivi su un film, non mi è capitato nemmeno ai tempi di film molto più popolari. Come se questo film, anche se naturalmente non raggiunge i numeri di altri film, la gente avesse bisogno di comunicare quando esce dalla sala. Quindi ti mandano un messaggio, è incredibile questo tipo di... Perché alcuni restano veramente esterrefatti, soprattutto sulla scena finale del film. Fra poco ne parliamo, perché tanto questa video intervista è con tanti spoiler e quindi... Sì, no, perché la critica cinematografica è spoiler, e se no di che dobbiamo parlare? Sì, infatti Luca, parliamo un attimo anche di te in relazione a questo film. Cioè, tu sei stato l'autore di uno dei film più amati e amabili degli ultimi 30 anni di cinema italiano, e stiamo parlando di Benvenuti al Sud. Per amati e amabili io intendo che Benvenuti al Sud è un film che ti fa tornare fiducia nell'Unione Nazionale, nell'Unità d'Italia, perché l'amicizia tra Claudio Bisio e Alessandro Siani è l'amicizia tra Nord e Sud, e la comprensione tra Bisio e Siani è la comprensione tra Nord e Sud, e quindi è un film politico, cioè proprio è un film di unione tra i migliori, perché lo fa senza alcun tipo di retorica ma con il potere del cinema, e quindi attraverso ciò che al cinema a noi ci sembra vero, una prova delle parole, delle facce, delle azioni e delle azioni motivate. Adesso mi parli di questa tua seconda parte di Luca Miniero, questo tuo ragazzo dark che sta dentro, perché tu hai fatto un film che io vedo assolutamente speculare a Benvenuti al Sud. Infatti io l'ho intitolato Benvenuti all'Inferno. Cioè questo è Benvenuti all'Inferno. Mi dici che cavolo c'hai dentro di te, perché questo è un film invece dove tu, e parliamo un attimo di questo perché tu vieni dal surrealismo, e il surrealismo è stato sempre a braccetto con la psicanalisi, come è sempre stato il cinema con la psicanalisi. Mi parli di che processo c'è stato dentro di te per arrivare a fare un film così centrato, perché il film è così centrato, sono tornato Luca, perché tu sei centrato, perché si capisce, si intui, mentre ti ho visto molto meno centrato in Non c'è più religione, sì. Che è un film, quella è la mia opinione, qua tu sei molto concentrato sul male, ok? Sul male e su di noi, perché ripeto, quello che ti sconcerta di questo bellissimo film è che il ragazzo psicopatico villain è uno dei più innocenti
non fraintendetemi, è uno dei più coerenti con la sua visione del mondo, del film. Certo. E questo ti mette molto a disagio. Miniero, parlami di questa tua parte dark, cioè perché sei arrivato ad avere questa necessità? Sei disgustato da quello che sta accadendo? Sei preoccupato da quello che sta accadendo politicamente? Sì, da un punto di vista... Perché tu l'hai pure scritta sta bellissima sceneggiatura con Guaglialone. No, io credo che in effetti poi ci siano delle ragioni sia cinematografiche, personali, sia praticamente di tipo ambientale, ovviamente, che però sinceramente sono le stesse, nel senso che secondo me, mi sono reso conto soprattutto sul film precedente, che era Non c'è più religione, che ebbe una gestazione molto lunga e faticosa, mille mediazioni, anche rispetto al casting o anche soprattutto rispetto a certe scelte all'interno del film, dove appunto si creava questo, come dire, quest'idea che mancava un bambino, no? E quindi bisognava trovare un bambino e lui veniva fornito alla comunità marocchina di questa isola. L'idea per me sta sempre molto molto forte, però la sceneggiatura, anche per le mie stesse paure, in un periodo di attentati terroristici, come sempre la realtà poi ti supera, certo. Sta più volte bloccata, poi riaperta, bloccata, quindi in qualche modo credo che anche agli stessi attori io ho trasmesso, loro bravissimi, ma delle motivazioni magari meno di scelta. Penso che questo mi abbia fatto capire che a qualsiasi livello, quindi a livello commerciale o a livello popolare come faccio io, però il più grande problema per un artista è la mediazione. La mediazione stupida, perché la mediazione è intesa come concertazione con i produttori eccetera, è assolutamente, o con gli sceneggiatori, è ovvia, ma la mediazione nelle scelte praticamente emotive è sbagliata. E quindi su questo film io proprio me ne sono preoccupato unicamente di vedere la mia visione, trasmettere all'interno del film, che poi la mia visione è quella di un italiano magari di questo tempo, tra l'altro di una generazione che non è quella di altri registi più grandi di me, molto più politicizzati, anzi io se possibile sono meno politicizzato dei giovani di oggi, perché vengo da una generazione, avevo 20 anni praticamente quando non c'era più niente dal punto di vista della politica, no? Gli anni appunto piuttosto dell'AIDS che della politica, e dunque volevo mettere la mia visione, ma soprattutto appunto la mia visione depressiva di questo momento, e quindi penso che poi senza mediazioni si riesca meglio a esprimere la propria emotività. Tu emotivamente sei diverso da... Allora, perché Benvenuti al Sud è un grandissimo film dove si sente la sincerità dell'ottimismo, sì. Ok? C'è un ottimismo non della volontà ma della sincerità di un autore che ci crede, e infatti ci hai fatto credere a tutti. Hai creato indotto. No, cioè, hai amore per il Sud e per Napoli. Amore per il Sud, amore per il Napoli. Hai trasformato una località in una località turistica. E questa è una cosa che io dico con grandissimo apprezzamento, perché torniamo a Mussolini, l'arte di seduzione di massa che ha prodotto audiovisivo. Quest'uomo. E questa è una delle cose più belle, secondo me, del risultato di Benvenuti al Sud. Che veramente viene visitato questo luogo, ancora dai turisti. Che va. Allora. Eri diverso nel 2010, cioè eri molto diverso, sì. Anche se la situazione era abbastanza di merda già nel 2010. Però sì, è vero, però ovviamente ero diverso, ma soprattutto lì, ma a me piace proprio un cinema in qualche modo che, anche in quel caso, che dica un po' anche la verità, perché è vero che il Sud non è solo camorra in quel momento, poi venne, c'era stato Gomorra, quindi comunque anche in quel periodo sì. Benvenuti al Sud era un po' una risposta a Gomorra, e questo non voleva dire essere negazionista, anche quell'accusa mi dovetti beccare, no? Quello di dire non sia Gomorra, però peggio l'ha beccata Gomorra, dicendo che aveva addirittura inventata Gomorra, quindi, esatto, quindi diciamo io a me non c'era, questi addirittura l'hanno inventata loro, quindi questo molte critiche sono strane, però anche della gente comune, voglio dire. Però la Camorra c'era allora, anzi fu ucciso il sindaco del paese dove giravamo, il paese a fianco, quindi anzi proprio in conferenza stampa venne la notizia, quindi la Camorra c'era, però noi volevamo mostrare anche che la mia famiglia non è camorrista, la famiglia dei miei amici non lo è affatto, e questo sembrava allora una cosa scontata, ma non lo era, c'era assolutamente in quegli anni, e quindi un film di grande attualità secondo me, Benvenuti al Sud, il pregiudizio che al Sud fossero tutti camorristi, che al Sud la gente avesse, invece noi volevamo mostrare uno stile di vita, probabilmente non vero, ma giusto come provocazione rispetto a quella che era praticamente il pregiudizio del Nord, e del Nord o anche delle persone che non fossero del Sud. Ovviamente noi fingiamo che il paesino è vicino a Napoli, inteso come l'inferno, no?
cloaca di tutti i pregiudizi, difendendo Napoli o quantomeno difendendo quel sud, non potevamo farlo a Napoli perché naturalmente Napoli è una grande città, quindi certo, problemi ce l'aveva pure allora, volevamo mostrare la possibilità di avere un sud diverso. E così penso che con Sole Tornato invece questa possibilità si è persa, questa speranza probabilmente, quindi Sole Tornato è un quadro più impietoso della realtà attuale e anche del cinema, secondo me, che faccio io, nel senso che più senza sconti e senza troppe scorciatoie, pur essendo una commedia, perché ancora continuo a pensare però che la commedia debba avere uno scopo, che non sia quello di far ridere, la commedia ha uno scopo che è quello di raccontare. Assolutamente, la commedia è un genere ampio, una chiave di lettura fondamentale per noi, forse il genere cinematografico più politico, perché permette intanto di arrivare a tantissime persone e di utilizzare la risata per portarci invece anche in altri luoghi, come fa Sono Tornato. Intanto, mentre parlavi, ero molto affascinato dall'idea di provincia e centro. Sì, questo è un film, esatto, perché questo film quindi certo che diventa imperiale e anche imperialista, come vorrebbe quel ragazzo lì che l'Italia tornasse ad essere, tanto che parlerà di invasioni, tanto che parlerà appunto di espansione, quindi non solo lui vuole tornare in scena e vuole tornare al potere politico e utilizzerà tutta la nostra idiozia e utilizzerà tutto il nostro arrivismo e utilizzerà l'ingenuità di questo documentarista completamente scemo, interpretato benissimo da Frank Matano, ma è un film che non poteva non cominciare a Roma e che non poteva non chiudersi a Roma, ok? Quindi certo, passiamo, è vero, da questa provincia che viene da Comencini, che lui aveva esaltato già con Pane, Amore e Fantasia, bellissimo, nel dopoguerra italiano, un film che creò un filone fantastico da quattro titoli con grandissimi registi che andavano e si incassava, e quindi guardate, noi facevamo i film Marvel, noi avevamo una grande industria, noi avevamo le saghe, noi avevamo i franchise, noi avevamo Il Signore degli Anelli, e Pane, Amore e Fantasia di Comencini fu una botta pazzesca. Caro Tenuto di De Sica divenne un personaggio che poi appunto lui sì che attraversò tutta la saga. Pensate che il franchise si chiuse, e qua torniamo al surrealismo, in Andalusia, ok? Ancien Andalus, Pane, Amore e Andalusia, è l'ultimo film del franchise Pane, Amore e qua invece siamo a Roma, e nonostante poi si viaggi per l'Italia con tanto di mappa alla Indiana Jones, con Miniero che inquadra la macchinetta che per l'Italia viaggia, noi viaggiamo e viaggiando appunto il documentarista sfigato si prende questo strano uomo convinto che sia un cabarettista particolarmente vicino al metodo Stanislavski, tale da tanto da non abbandonare mai il personaggio che interpreta, e comincia ad andare in giro per l'Italia. Allora, intanto ti voglio chiedere, visto che parlavi di compromessi e visto che l'avete messa poi nella sceneggiatura, che la trovo una cosa geniale, con tutto il fatto che tu veramente hai preso Claudio Bisio e gli hai fatto fare una cosa enorme e ce l'hai fatto diventare veramente il Vittorio De Sica di Pane, Amore e Fantasia, perché Claudio è magnifico in Benvenuti al Sud, tu che fai? In questo momento più nero per te, tu dici: non voglio Claudio, sono nero, voglio qualcuno che sia anche meno immediatamente amabile nei confronti meno riconoscibile. Hai dovuto faticare per lottare per non avere Claudio al posto di Massimo? No, assolutamente, è stata proprio l'idea di avere Mussolini come protagonista insieme al giornalista, quindi anche i produttori hanno capito subito la necessità, anzi sono stati pure loro ad aiutarmi a scegliere un attore bravo ma che non fosse una maschera riconoscibile, per poterlo poi appunto trasformare senza passare attraverso un intermediario, quindi con Claudio Bisio si sarebbe avuto questo rischio, cioè non che si passava da un travestimento di Claudio Bisio che diventava Mussolini, quindi un allontanamento, soprattutto andando nella parte documentaristica del film, avrebbero iniziato a parlare a Claudio Bisio, perché poi sai, i camuffamenti sono sempre relativi, quindi invece Massimo non lo conoscevano, e la gente gli parlava dopo un attimo, certo sapeva che era un attore
attore, un pazzo, però gli parlava come fosse Mussolini, tant'è che appunto... Devono essere state incredibili, lo sai che ci ho pensato? È molto interessante. Deve essere stata veramente... La parte più interessante del film, quindi... Cioè tu osservavi che tipo di interazione, perché appunto Frank porta Massimo, quindi Canaletti porta Mussolini a fare questa campagna d'Italia dove filma Mussolini, convinto di stare a fare una sorta di strana, di strano documentario con questo cabarettista che lui è convinto sia uno che imita Mussolini, allora lo porta, lo fa interagire con gli italiani, però adesso usciamo da questa che è la scena del film per chiederti cosa accadeva a te, Miniero, mentre mettevi in scena questa scena e cosa vedevi, perché è affascinante. È molto complesso farlo, perché non è che proprio andavamo... Cioè, come l'abbiamo preparato? Io lì ho avuto una buona idea, perché poi c'è... Cioè, era una candid alla Sacha Baron Cohen, che facevi? Dimmi che facevi. In questo modo, io ho subito sentito che bisognava fare così. Non l'hanno fatta così, invece, in Germania. Io praticamente sono andato personalmente, insieme alla casting, nelle città dove dovevo girare, nei mercati dove dovevo girare, persone ferme, eccetera, e gli ho detto, gli ho chiesto come la pensavano, vedendo se erano brillanti nel rispondermi a me sull'Italia, sui problemi dell'Italia, e basta. Dopodiché ho selezionato, quindi senza dirlo, convocandoli il giorno in cui arrivava Mussolini, queste persone più brillanti, perché il rischio, se tu vai per stare così, con i tempi nostri, non potendo girare tutto il tempo che hanno girato i tedeschi, è che trovai persone noiose, tanto ce ne sono persone noiose. Quindi invece il modo di raccontare le cose che dicono, per quanto sempre le stesse, a Mussolini, anche se un po' cambiavano, devono essere brillanti, devo sapere come la pensava, magari erano tutti comunisti e non mi funzionavano. Però in realtà praticamente quindi una volta individuate queste persone gli abbiamo messo Mussolini davanti e lì abbiamo avuto lo sconcerto, quindi la prima volta che loro lo vedevano, loro non sapevano questa cosa, quindi qualcuno si è anche rifiutato poi di farci girare perché non voleva girare con Mussolini davanti, nonostante avesse detto sì, ah ok, prima l'intervista. L'intervista è stato negato il permesso dopo quando ha visto che ci deve essere un'interazione con Mussolini. È stata molto complessa l'operazione. Però devo dire molto fortunata, praticamente ne ho buttate pochissime, perché qualcosa ho buttato, ma più per termini di lunghezza che perché non fossero interessanti. Perché là il rischio era quello di fare quinta colonna, quindi praticamente... È una trasmissione televisiva. Sì, dove c'è la gente che si lamenta, perché la gente si lamenta. Chiaramente lamentarsi, ok, in modo brillante è meglio, ma lamentarsi davanti al dittatore diventa molto interessante, perché nessuno, quasi nessuno, si è opposto, tutti avevano un atteggiamento complice, morbido. Per me questa è la forza del film rispetto a quello tedesco, perché quello tedesco era un po' forzato quell'amore nei confronti di Hitler. Sì. Io sono certo che se non sempre spontaneo, funzionante a funzionare la trama, invece noi abbiamo preso anche gente che è un po' confusa, ma che comunque cercava una soluzione politica che non fosse fascista. Quindi noi abbiamo visto veramente un'interlocuzione reale con Mussolini, questo spaventa, questo che è incredibile. È questo che ci mette in difficoltà allora? Questa se ne è stata un'intuizione, perché se no noi avremmo potuto mettere tutti quelli che ne parlavano male, dice ne sopprime i battelli, sparargli sopra, sai quanti ne abbiamo trovati? Ma non li abbiamo messi, ma abbiamo messo veramente l'interazione anche media dell'età, cioè dare un quadro abbastanza realistico di quello che la gente pensa, senza solo gli estremismi, sai quanti ce ne trovavamo di estremismi fascisti? Certo. Invece noi abbiamo visto gente che dice no, per me gli extramuritari sono molto bravi, certo poi ci sono i rumeni, quindi come abbiamo praticamente fatto un qualcosa di normalizzante, è vero, medio. Di medio, è vero, per esempio è bellissimo l'incontro con i macellai toscani da questo infatti punto di vista. Sono democratici, cioè sono antifascisti. Antifascisti, ma mi no, piace tantissimo lì, si chiude la, macellai. Fantastico, Mussolini vuole convincerli della purezza. Peraltro Mussolini su questa cosa è sempre stata ambigua, è ambiguo anche nel film, perché dice ma in fondo quella era più Hitler, che però poi lui è bravissimo perché fa venire fuori invece sui giudei dei ragionamenti molto precisi del signor Mussolini verso la fine del film, e infatti Frank finalmente prenderà una decisione nella sua debolezza, ma almeno la decisione di mandarla a quel paese la prende in una scena serale. Ecco, incontro con macellai toscani, Mussolini usa la chianina, usa il parallelismo, usa la carne chianina per parlare di purezza della razza, e c'è questo macellaio fantastico che chiaramente si intuisce, a parte che già sentire l'accento toscano, lì loro lavorano a più livelli ovviamente, per una persona diciamo mediamente colta mi sembra, però si sa che in Toscana, per chi conosce un po' la storia anche della Toscana, la Toscana è una regione storicamente più a sinistra rispetto ad altre regioni,
quindi appena sentiamo quell'accento, però qualora non lo dovessimo sapere, questo signore rimane abbastanza, diciamo, fregato da ragionamento che fa Mussolini, che gli dice: sì, ma lei, scusi, ma lei una vacca Janina la farebbe accoppiare con una marocchina, no? E però c'è uno vicino fantastico che chiude la scena al montaggio, bellissimo, che dice: sì, però insomma, le persone non sono come le vacche, non sono carne da macello. E quindi, però, è vero, cioè, questo Mussolini avrei potuto tagliarlo, no? Fare vedere che sono tutti razzisti, come fa il film tedesco. Esatto, il film tedesco è vero, è molto più semplicistico. Cattivo, più cattivo, ma più falso. Semplicistico, sì, è vero. Cioè, nel semplicismo dell'arrivo a una cosa è più artificioso. Intanto mi sono posto il problema che potesse perdere forza, però poi mi è sembrato invece che la forza era proprio che in effetti. Questi parlavano con Mussolini cercando una mediazione, non che andassero in qualche modo a favorirlo in modo totale. Ma poi ripeto, tu veramente fai un film molto, diciamo, sconcertante, perché ci ricorda un po' chi siamo. E noi italiani intanto non abbiamo memoria. Certo, poi non abbiamo mai fatto i conti col fascismo. Esatto. Che a scuola non ci arrivavamo mai. Esatto. In Uova di Garofalo di Silvano Agosti c'è una delle frasi più belle che ho mai sentito in un film italiano. Veramente in una settimana noi siamo passati dall'essere fascisti ad antifascisti, che è un discorso che fa anche il nostro ragazzo nel film, molto preciso, di dire: Canaletti, ma che pensi? Pensi che quando mi hanno appeso a Piazzale Loreto, non lo dice, ma già, la completo io, no, fosse io avevo questi che stavano, prima di appendermi, stavano sotto il balcone. Il consenso. Cioè, che cosa pensi? Pensi che io andavo in giro veramente come un villain della Marvel, avevo innestato un chip nel loro cuore, li dominavo o avevo dei camerati tutti col fucile puntati? E questa cosa noi non è che l'abbiamo molto... No, sono d'accordo con te. E quando... Allora lui che fa? Prende il mostro, ce lo rimette lì, prende questo mostro... che è molto attento, perché quello che io ho adorato del tuo film, del vostro film, è veramente la grande attenzione e intelligenza di Benito Mussolini. Come guarda, mi piace molto Massimo come usa gli occhi, come osserva, fin dalla scena ovviamente, fin dall'inizio, dentro il giornalaio. Cioè, questa è una persona che, e torno mi dispiace a dire, ha un'ideologia. Noi non possiamo continuare nel prodotto audiovisivo a far vedere che l'ideologia ce l'hanno solo i criminali, perché qua portiamo, no, guarda, è una cosa che da critico a me mi comincia ad agghiacciare, perché ne faccio un discorso politico, cioè proprio perché poi sono anche racconti e testi molto forti, torniamo alla seduzione del prodotto audiovisivo. Cioè, tu così, veramente, io dico, non dico che non bisogna farli, ma allora facciamo anche gli Intoccabili di De Palma, perché se noi non facciamo gli Intoccabili di De Palma, facciamo un film sulle spie che non fanno scoppiare una bomba a San Pietro, perché non si fa un film su questo? Che è una cosa che è accaduta, cioè non sono accaduti atti terroristici nel nostro paese, a differenza della Francia, perché si dice che abbiamo un'intelligence con i controcoglioni. E cavolo, perché non c'è una produzione, un regista, qualcuno che vuole fare un film su questo? Perché forse il paese ne avrebbe anche bisogno. Detto ciò, ideologia. L'ideologia non la possono avere solamente i criminali. Perché se l'ideologia ce l'hanno solo i criminali, e questo c'è anche nella trattativa di Sabina Guzzanti, che è uno dei documentari più belli degli ultimi anni, che spiega perfettamente un momento agghiacciante della storia recente della nostra Repubblica, se l'ideologia ce l'hanno solo i criminali, questo è il nihilismo. Arriviamo al nihilismo, arriviamo a lei, alla meravigliosa, come si chiama? Marica, come si chiama? Sì. Arriviamo alla meravigliosa Marica che apre questo meraviglioso film. Che è una modella di nudo. Che è una modella di nudo che appunto, cioè, non ha nessun tipo di più pensiero collettivo sul paese, perché siamo completamente soli. E se siamo soli, ognuno pensa per sé nel modo più anche maturo possibile, come fa lei. Sì, lei dice appunto che in modo assolutamente laico rispetto al proprio corpo, come hai detto pure tu, quindi se vogliamo anche superficiale, quello che vogliamo dire immorale, però in realtà lei è molto consapevole. E quella è la mancanza di ideologia che io dico noi, diciamo, abbiamo messo noi regista nel film. Questo lei lo rappresenta molto bene, proprio perché la prima scena del film, cioè lei che praticamente racconta come siamo diventati. Quindi a me questo film, quello che mi piace, che poi di una commedia è sempre più raro, è quello che non ci sono forzature, non
ci sono meccanismi, c'è anche la parte di finzione, è un documentario. Anche se... Bravo, stai dicendo una cosa pazzesca, perché adesso arriviamo a parlare della televisione. Cioè, Miniero, come The Square, l'hai visto The Square? Sì. È bel film tuo, bro. Lo sapevo che ti piaceva. Che Luca c'è là sta parte, una volta un dibattito pubblico gli chiesi, ma qual è la differenza, da critico di merda, qual è la differenza con l'ex fratello surrealista genovese? E lui mi disse, io sono più nero, sono un po' più cattivo, infatti gli piace tanto l'aggiunta che fa di Danny Boone, gli piace tanto l'immagine della Lombardia, della targa della Lombardia in Benvenuti al Sud, lo vedete che ride, gli piace tanto quel fotogramma in Benvenuti al Sud, che non è esatto, che non è Visio, lo aggiunse lui, esatto, perché infatti non è inquadrato, non si vede Claudio, che è una scena effettivamente inquietante e bellissima di Benvenuti al Sud. E mi disse, caro Francesco, forse la differenza con l'ottimo Paolo è che io sono un po' meno portato verso il sentimento e anche la bellezza, forse, cioè mi... E infatti, come The Square, Luca fa un discorso agghiacciante su quello che ha share, quello che diventa popolare, cioè l'immorale, se diventa popolare... in The Square di Ostlund è attraverso un video che deve sponsorizzare una galleria d'arte contemporanea, un museo, che è immorale ma va molto bene proprio perché è immorale, è agghiacciante ma alla vista di tutti, agli occhi di tutti, le visualizzazioni esplodono, e lui qua fa un discorso sulla TV agghiacciante ma documentaristico, ne vogliamo parlare un attimo, cioè Mussolini a quel punto dal cinema, anche in questo sì. Siete stati bravissimi, perché un ragazzo che pensava al grande schermo si rende conto che oggi è il piccolo schermo, sì. come già un altro, perché guardate, questo è un film atroce che non te le manda a dire, quindi quando Mussolini e là sta lì e fa però questo aggeggio, questo è un ottimo strumento, l'hanno già fatto, fa Frank e dice Silvio Berlusconi, cioè questo è un film inquietante perché le cose ce le dice, cioè io da critico la amo questa cosa, questo è Petri, cioè voi Rosi, cioè voi avete veramente fatto nomi e cognomi, che è una cosa, caro Luca, che potrebbe sconcertare il botteghino, che potrebbe sconcertare l'italiano, perché è una verità, cioè questo è un film che ti dice la verità, ti intrattiene, è divertente, è buffo, è... però ti dice la verità, quindi la parola Silvio Berlusconi, l'uso della TV viene detta, e anche lì come spettatore tu te lo ricordi, caro Luca, e può essere anche una cosa sconcertante, e poi parliamo del fatto che Mussolini dal cinema passa alla televisione, lo capisce, e parliamo del fatto che, vuoi raccontare un attimo questo mondo della televisione allucinante che tu presenti, dove sembra veramente che non capiamo più un cazzo. Io guardo molta televisione, quindi... Ma tu frequenti anche la televisione? La guardo, anche quella, diciamo, che magari è meno interessante. Guardo molto la televisione, quindi gli stili televisivi io ritengo che fossero quelli più responsabili, in effetti, del degrado attuale. Lo stile, ovviamente, senza una consapevolezza. Il fatto di creare delle carriere e poi praticamente distruggerle. Quindi in qualche modo il film non dà tutta la responsabilità ai politici, questo secondo me è anche l'intuizione finale. Molto interessante. Ma in qualche modo, se proprio deve fare un discorso, è un discorso più di Pasolini dal Corriere della Sera, insomma, lui che poi infatti compare nell'ultima scena. Vabbè, me la rubi, volevo fare la bella figura. No, ma molto inquietato. Allora parliamo di questa figura. Pasolini ci lascia quando, mentre il film ci sta lasciando, che già stiamo prima di una marcia trionfale in macchina uomo-donna, di cui fra poco parliamo perché è una cosa assolutamente geniale del film. E parliamo. Oh, no. Sì, e qui dicevo veramente la responsabilità dei media, che naturalmente in un discorso come quello di Pasolini è molto più particolare. Il nostro film diventa l'altro parte, anche diversamente da quello tedesco, dello sfacelo. Esatto. Che è la differenza fondamentale col film tedesco. Cioè, sul finale proprio... Mamma mia. Poi lì c'è un discorso... Sì. Segue la biografia di Hitler. C'è... Insomma, vabbè. È un vantaggio di arrivare dopo, eh. Molto molto più agghiacciante il finale di Sono Tornato, molto più bello secondo me, e Pasolini compare su questo come murales, e anche lì
Chi lo riconosce lo riconosce. Chi non lo riconosce, non lo riconosce, anche lì sono molto bravi. Certo, lo mettono anche in una porzione del fotogramma. Pochi hanno riconosciuto. A me piace tanto questa scelta di Pasolini. Che anche questo, Miniero, però mortacci tua, anche questo è uno spillone nel cervello che ci hai messo. Cioè, poi tu dici, beh, cioè, adesso il film sta a 1,4 al botteghino. Io sono contento, diciamo, per me è un risultato, ovviamente deve crescere, vorrei che crescesse molto di più, però avete fatto un film molto coraggioso, molto tosto e anche autolesionista, va bene? Quindi complimenti. E, parliamo, ma tu la televisione la vedi, hai detto che la vedi, ma la frequenti anche come riunioni? Hai partecipato a questa follia di questi corridoi, di queste redazioni che tu riprendi, di questo nichilismo totale, cioè a me mi fanno impazzire gli autori televisivi, senti, fammi. Sì, mi capita di incontrare. Cioè, autori televisivi, perché a un certo punto Joelle Dix, che è molto bravo nel film, Joelle Dix a un certo punto dice dai! Cioè, poi Joelle Dix è fantastico perché Joelle Dix c'ha anche lui un'ideologia, Sì. Lui vorrebbe fottere una donna che lo ha fottuto, quindi è interessante, c'ha una sua motivazione, c'ha un suo percorso, c'ha un suo piano. Moriva impiccato nella prima versione del film, si impiccava. Ah. Un po' l'ho tolta, mi sembrava troppo. Ma non può fatta togliere, devo dire. Sì, no, hai fatto bene. Però è bello perché quando lui vinceva Mussolini, lui si aveva ormai fallito con le sue aspettative e si impiccava come Mussolini. Non era male però. Quella è l'unica cosa che mi è rimasta un po' qua. Ma l'hai girata? Sì, l'ho montata. Ah, l'hai montata? Fine, è rimasta fine, sai, poi i montaggi sono sempre una concertazione, queste cose un po' più, diciamo, difficili da digerire. Può stare che, insomma, qualcuno possa esprimere una cosa, tu ragioni, che non è fondamentale. Però un po' ti è rimasta. Sì, quella molto. Secondo me invece poteva chiudere bene il suo personaggio e aiutare anche nel chiarimento di uno sfacelo totale. Che succedeva veramente anche lì molto laterale, sfocato fuori campo, era molto interessante. Però detto questo, beh, però è più però senti, ti posso dire una cosa, io è più agghiacciante così, io sono d'accordo con quelli. Io forse ti avrei detto tagliala, perché è un po' da opera, cioè è un po' barocca, come se era molto sfocato, cioè, lui è molto bravo a morire impiccato, no? Joelle Dix molto poco drammatico, molto malinconico. Mio nonno era un partigiano. Allora, è un uomo terribile che dice: mio nonno era un partigiano, si aspettava delle cose, si era fatto il culo, si aspettava che venisse nominato lui capo, poi c'è una, invece viene nominata una donna. Non che lui sia misogino, quindi è interessante perché scelgono un uomo che è chiaramente di sinistra. Joelle Dix lo incarna benissimo questo. Quindi non è un problema nemmeno sessuale che lui ha con Stefania Rocca, è un problema proprio del fatto che porca puttana, che cosa è successo, come mai così? Poi non vorrebbe fare quella cosa, quindi magari è uno che apparterebbe alla televisione che Miniero vuole che venisse fatta, però poi, allora però c'ha l'idea, dice ok, allora io adesso la frego questa, proviamo a vedere. Ok, detto ciò, gli autori televisivi, no, allora dai, siamo razzisti, questa è una cosa che io ho visto, l'ho sentita nelle radio, per esempio, cioè il giornalismo è molto cambiato negli ultimi anni ed è legato al nichilismo, secondo me, politico, cioè c'è il Tana Libera Tutti adesso, cioè c'è abbastanza il Tana Libera Tutti, i titoli, no, dei giornali, i titoli dei giornali, su internet, fare dei click, insomma, un po' hanno alimentato, secondo me, questo estremismo, perché l'estremismo anche nelle cose belle, ma anche nelle cose meteo.it, no? Non ci becca più perché ormai dice sempre catastrofi, neve dappertutto, perché fa il titolo, te prima ci pigliava sempre, non ci piglia più, se ci fai caso, ormai per avere i click, anche cose così oggettive come previsione del tempo, si allontanano dalla realtà, quindi si parla solo di Macerata, un po' monotematica la TV, pure questo praticamente tema, però in realtà che noi affrontiamo nel film è il tema del perdono, quindi praticamente il tema, secondo me, la bellezza della parte finale del film, il tema nazionale, cioè noi perdoniamo qualunque cosa, perdoneremmo qualunque cosa, perché perdoniamo, la prima domanda che fanno i giornalisti dopo qualcuno, io la guardo molto la cronaca nera,
altra cosa. Anche io guardo molto La Cronaca Nera per colpa di mia moglie. Molto La Cronaca Nera, guardo molto, chi l'ha vista, ma non soltanto. E Quarto Grado, Terzo Indizio? Sì, tutto. Pure, tutto. Cioè, sei come noi. Insomma, ma ci dobbiamo scrivere adesso. So tutto, infatti. E quindi praticamente... Anche io so tutto. Lui dice... Dicono sempre se ha perdonato. Certo, gente in là, certo, certo. Chiedono sempre fa parte anche del nostro essere cattolici. Assolutamente. Anche Stefania Rocca infatti è cattolica nel film, prega prima perché le trasmissioni... Stefania Rocca prega. Eri al Barberini quella scena? Dove l'hai girata? Dove stavi? All'Eliseo? No, stavi in un studio TV, si chiama RTV. Ah, ok, stavi... La preghiera della Rocca è inquietante, tra le tante cose inquietanti di questo film. Oh, parliamo un attimo di Donna Bellini. Va bene? Parliamo un attimo del personaggio di Stefania Rocca. Allora, si sta dicendo, giustamente, che noi maschi ci siamo comportati male, ci comportiamo male e qualcuno finalmente ce la sta facendo pagare. Questa è politica, e lo diciamo anche per chi è sconcertato dalla reazione, dall'aggregazionismo femminile. Io no, non sono sconcertato affatto. Perché? Perché anche qui sembra che ci siamo dimenticati che cos'è la politica. Allora, se alcune signore si sono messe d'accordo adesso per guadagnare dei punti, questa si chiama semplicemente politica, e quindi stanno facendo questa cosa, ma lo dico come complimento, cioè stanno facendo una cosa interessante per cercare di portare qualcosa alla loro per migliorare la loro condizione, per fare in modo che i rapporti maschio-femmina del futuro possano essere diversi con loro che guadagnano delle posizioni. Quindi è tutto molto logico, tutto molto razionale, si chiama politica. Un tempo appunto era molto più in cronaca questo rispetto ad altre cose, quindi sembra che ce lo siamo dimenticato, no? Perché leggo pure appunto di maschi che sono anche sconcertati e nauseati da questo aggregazionismo, no, che c'è da parte loro, e invece, ripeto, non ci vedo nulla di strano. Ok, quindi in questo momento di dibattito, a volte anche isterico, si parla appunto di caccia alle streghe, di esagerazioni, lui che fa? Fa una cosa assurda, e anche questa pericolosissima, è autolesionista, fa vedere una donna forte, che non è vittima, ma è carnefice, ok? E che poi magari diventerà vittima dopo, perché secondo me il ragazzo ha delle mire, il ragazzo è molto... il ragazzo è sempre Benito Mussolini. Sempre buono, un po' vicino, il rapporto... insomma, diventerà una nuova Clara, che diventerà una nuova Clara, Claretta, soprannominata... Diversamente dal tedesco. Diciamo che parliamo un attimo di questo fatto dell'idea di questa donna, perché io ho avuto un po' di esperienze televisive nella mia vita ridicola, e lo sai che queste donne io le ho viste sì. Nelle mie esperienze di lavoro in TV. Ci sono donne. Ok, parliamo un attimo del grande personaggio che fate interpretare Stefania Rocca. Stefania, praticamente il dubbio era quello di raccontare questo. Io ce l'ho sempre avuto molto chiaro, la televisione come una dei responsabili in qualche modo dei stili parafascisti che sono in qualche modo denunciati nel film. E dico parafascisti per dire che io non temo l'arrivo di un fascismo organizzato, però penso che il film critica delle modalità appunto di organizzazione del consenso, anche spesso casuali, quindi appunto non necessariamente fasciste, che però comunque minano la forza politica del paese. Questa è un po' la parte finale. In questo senso i media hanno una responsabilità, secondo quanto appunto si racconta nel film e quanto penso anche io. Però io volevo che lui tornasse come uno che non avesse la stessa esperienza, non fosse come il film tedesco così sgamato, ma che in qualche modo qualcuno lo sorpassasse a destra nella crudeltà. E sul set ho deciso quella scena, della maschera, quella di fare illuminare la Bellina. E quindi l'ho chiamata urgentemente, non sapevo se la prendendo queste maschere, perché molto in due momenti e l'ho chiamata, era di notte, ma non fa niente, lei sta lì, perché mi sono lasciato la possibilità di non farla, di non utilizzarla, lei l'ha vestita tigre. Poi dopo invece nel montaggio ho scelto di andare in questa strada perché dava ancora di più il senso del potere vero che io temevo. Cioè, il timore è che togliesse forza Mussolini, poi dopo invece è rimasto.
Beh, allora, molto molto interessante questo... Ma secondo te c'è attrazione erotica tra la Bellini e Mussolini? Ci volevi giocare un po' su questo, perché non c'è giochi senza... forse sì, mi sono fermato prima pure là, ecco, se c'è qualche rimpianto magari è quello, per esempio nella scena della maschera, mi sono fermato prima, sì, un po' lei lo medica, no? Come Benvenuti al Sud, la Lodovini poi indicava Bisio. Guardate, ancora un parallelismo con ancora un parallelismo tra Benvenuti all'Inferno e Benvenuti al Sud. Questo, no, le anime di Miniero. Lui viene menato, lei lo medica allo stesso modo, ma perché mi è venuto spontaneo, che ci sono a pensare. E così lei lo medica. Insomma. Io non so quanti spettatori riusciranno a decodificare un'altra cosa assurda, bellissima, del vostro film assurdo, acido con pochi. Che sono tornato, io non so quanti spettatori riusciranno a decodificare perfettamente il fatto che Katia ha fatto in modo che lo menassero, perché sì. Sei veloce, sei quasi subliminale, mortacci tu al montaggio con la maschera, soprattutto il fotogramma del piede, sì, bravo. No, chissà, affascinante. Ma questo perché sei un surrealista fottuto di merda, no, che cerchi sempre di fare le cose per non farcene mai troppo, no, chiaramente? Ma c'è una tua parte ancora bugnuelliana o no, perché? No, perché magari sono andato troppo veloce, ecco. Cioè, a volte non è il rischio che mi capita nei miei film. Comunque, io. Mi sono messo a lentezza, come avete capito, nel montaggio. Attenzione, perché ne parlavo con Carabetta prima che tu salissi nella mia orrida casa, perché Benvenuti al Sud sembra Vittorio De Sica o Comencini, cioè ha una pace, come dicono gli americani, ha un ritmo interno. Sì, però più portato sui carrelli. Ma poi hai anche... Esatto. Qui tu fai... C'ha 2500 tagli. Guarda, film italiano 2500 guarda, io adesso... tu hai citato La Grande Scommessa, che è un grandissimo film, Adam McKay, ok? Grandissimo film che piace molto a Bad Taste, è piaciuto molto ai nostri lettori, e non è stato molto popolare, ma noi l'abbiamo beccato, cioè io lo so che loro lo amano molto. Non ha avuto un grande riscontro. In Italia pochissimo, in Italia pochissimo. Ma perché sai, Luca, la follia della Grande Scommessa è che ci raccontano i mutui subprime, ma falla te una cazzo di commedia sui mutui subprime, cioè... Io stesso l'ho dovuto vedere tre volte per capire un attimo, poi ho capito che non dovevo capire. È una moglie economista, io. Cioè, complimenti. Io ho un papà giornalista economico. Cioè, mio padre, so anni che. Allora, è un film che t'arriva. Cioè, nessun film. Il Codrillo nella piscina, quando è abbandonata, quella disgregazione, quella media. Pazzesco, finita, quella scena è pazzesca. Ma Steve Carell è pazzesco nel film. Allora, tu hai citato. Luca c'è vecchio Steve Carell, quello là che c'ha, che ha perso la figlia, il protagonista. È certo, no, quello con l'occhio. No, è quello che si sente. No, quello è Christian Bale. Steve Carell è l'unico che si sente una merda alla fine del film. Okay. È l'unico che dice cazzo. Si è suicidato qualcuno lui. No, lui non si è suicidato, lui è andato a fare volontariato nella vita reale. È quello che è andato, ha dismesso, cioè ha detto ok, sono diventato miliardario sulla pelle di tutti, però non riesco più a mangiare, cioè non riesco più a dormire, cioè, il regista ci dice che anche Christian Bale c'ha abbastanza, anche il personaggio di Christian Bale va... Cade la finta, sono tornato nel sguardo impietoso che... Assolutamente, però io parlavo prima con Paolo sulla differenza. Perché tu dici che sei frettoloso, che ti piace? Non è vero, perché Benvenuti al Sud, cioè, c'è anche campi larghi, cioè, ripeto, è un super classico, sembri William Wyler a un certo punto, De Sica, come c'è, cioè, fai proprio tranquillo così. Questo, tu hai citato La Grande Scommessa, è vero, ma poi anche io parlavo con Paolo di The Office di Ricky Gervais, che poi è... Vedi come tutto torna, che Steve Carell ha fatto la versione, cioè Steve Carell nella versione americana, che era questa serie di inglese fantastica, acidissima, dove la vita d'ufficio veniva ripresa. Mi ha ricordato moltissimo le riprese che fai, per esempio, tutte le riprese nel mondo della TV. Sì, anche là, perché... Perché cioè, ci sono gli impiegati, il caffè, mi ha ricordato molto The Office, le mansioni, le cose. Altra cosa inquietante che fa quest'uomo, inquietante, bravissimo, con Guaglianone, Mussolini è un personaggio erotico. Mussolini piace alle signore in questo film. Mussolini ha savoir-faire. Come nella vita poi. Mussolini è uno che ha un maschio italiano che
che va in giro sempre con le gocce, nevrotichetto, certo, alleniano, gli insegna come scopare, gli insegna come andare in buca, gli e questo a noi spettatori ci manipola, ci mette, ci fotte totalmente, come fotte Frank, come fotte l'ottimo Frank Matano, che viene, infatti sai che c'è una cosa, l'ho raccontata a Paolo, un'inquadratura che mi fa morire, che fai, fighissima, che quando, nel momento in cui Mussolini si commuove ricordando Clarietta Petacci davanti a quella cosa che è l'internet, per lui, che però anche lì, ragazzi, sveglio dopo due secondi, come il cellulare che mi fa impazzire, mi fa impazzire come lo fai, cioè, sei un genio, lo fai impazzire come, cioè, quanto è bravo Mussolini a capire che è più bravo di me, cioè, uno dice ammazza quanto è forte sto ragazzo, cioè uno proprio che apprende velocemente. E, insomma, Mussolini c'ha quel momento che ci fotte un'altra volta, questi maledetti ci manipolano di nuovo, ci fotte un'altra volta perché, ma non è, a luce, ma non è che si sta a commuovere, no, grande donna, è morta per me, sembra Aragorn nel Signore degli Anelli, cioè è una cosa, è una donna che, e tu fai l'incontro di mani dietro la schiena di Mussolini. Questo è sempre il surrealista, è sempre subliminare sto maledetto. Molto criticata quella scena che si commuove Mussolini. No, e poi l'intreccio di corpi di amanti innocenti dietro il padre, cioè è come se li sposasse, è il prete che li sposa, sei un surrealista bastardo, cioè fai una cosa subliminale terrificante, perché, ripeto, Francesca e Canaletti hanno fatto l'amore grazie a quest'uomo che sta tra loro in quel momento, cioè... È roba, ragazzi, è roba che ci scava nel cervello, eh? Cioè, voi magari non ci pensiamo immediatamente. Che si commuove è forte, sì, perché grazie a vedere Mussolini che si commuove, ha creato fastidio a molte persone. Anche nel montaggio volevano togliere, là mi sono opposto. Bravo! Perché lì non potevo farlo, era proprio il concetto non ideologico del film. Però siamo usciti. È molto, sai, io sono un critico di merda, non so se l'ho detto, lo ripeto, loro lo sanno. Però lo sai che la lavorazione attorno a Sono Tornato sta quasi diventando un film, un documentario, no? Bello, su perché gli scontri che ci avete avuto, certo, il tema era caldo, e magari tu avrai sentito anche uno che ti ha detto come Joel Dix nel film: mio nonno era partigiano miniero, questa cosa non la puoi tenere. Questa... Produttori ebrei, Marco Cohen, la signora anziana ebrea, ha visto i cuginetti partire per Auschwitz, quella che fa la scena dell'ebrea. E praticamente Joel Dix, ebreo, insomma, voglio dire, il tema del film necessitava una concertazione. Per me questa non è stata alcuna difficoltà, ovviamente soprattutto su questi momenti più delicati di piccagione, o praticamente in questo caso l'umanizzazione del Duce, però devo dire tutti hanno compreso, soprattutto le persone coinvolte, che l'umanizzazione del Duce non è che la facciamo noi, quello che stanno facendo gli italiani in questo momento e che hanno fatto in passato. Eccola, la tocca piano miniero. Qualcosa, insomma. No, beh, sì, sì, perché... sì, è tutto allucinante, perché lui... e qua arriviamo, al gran finale, perché lui arriva... Cioè, lui ha... ha anche lui provato delle emozioni durante questo viaggio, e questo è perfetto, perché ce lo rende un personaggio tondo e ancora più... Vede come si è ridotta l'Italia, ma che la veda Mussolini come si è ridotta l'Italia, ragazza, è forte, perché nostalgia pura, e quindi qualcuno mi ha accusato di essere morbido con il fascismo, però appunto era questa l'intenzione. Chi ti ha accusato? C'è qualcuno che ti ha ferito particolarmente? Beh sì, certo, direi che uno è revisionista, brutto. No, ma c'è qualcuno, c'è... Il critico dell'internazionale, non so, Raimo credo si chiami. Come no? Ho letto la recensione, ma io sono... Poi l'internazionale mi ha chiamato per commentare una scena, quindi gli ho mandato un commento WhatsApp, in cui però gli criticavo la recensione. Però no, sono stati carini, hanno accettato praticamente questa... Ah, ne parlavo con... No, ma nel senso che praticamente una delle accuse per me più... strambe al film, e secondo me nasce proprio da un pregiudizio che però è importante, che è quello del cinema di italiano più popolare. In effetti, se uno tratta l'argomento Mussolini alla maniera, diciamo così, di autori
importanti e premiati del passato, anche contemporanei, viene tollerato. Se lo fa in una maniera popolare o comunque pseudocomica, con Frank Matano dentro, viene respinto. Abbiamo avuto questa diffidenza all'inizio, che poi dopo è stata superata. Molto bene, diciamo due cose su Frank. Allora, io, a me mi piace un sacco Frank, sì, va bene, io mi sono preso pure, io mi prendo sempre i gatti morti, va bene, mi insultano sempre, e mi sono preso un sacco dei gatti morti, e va bene, perché è il mio ruolo. Quando in Fuga di cervelli di Ruffini, non solo ho detto che quel film secondo me c'aveva delle cose belle, e sì, c'è gente che ancora mi vuole menà per questo, in realtà lo difendo ancora quel film, e poi Frank, mi era piaciuto tantissimo, cioè dicevo, questo... la camera lo ama, questo è uno che potrebbe, a bei piani d'ascolto, riesce a essere anche sexy in alcuni momenti, potrebbe fare anche dramma, potrebbe fare tante cose, questo è un Dan Aykroyd, cioè questo è uno che, quello che non riesce a essere per me, Corrado Guzzanti, ed è un eterno dibattito, ne ho parlato pure, è giovanissimo, quindi... Corrado Guzzanti, genio assoluto, è così lui, è così pesante, è così Guzzanti che non riesce mai a non essere Guzzanti, e quindi non è cinematografico. Mentre Frank c'ha qualcosa, e infatti io sono molto felice, non vedo l'ora di vederlo in un film drammatico, Frank, in una storia d'amore, perché io penso che possa fare, sia abbastanza elastico, cioè sia che come attori interessanti, solo che deve lavorare sulla voce, secondo me deve lavorare all'inizio, esatto, deve lavorare sulla voce, soprattutto nella scena finale non mi è piaciuta la voce di Frank, ma sai quanto ci ho lavorato, ho pure cambiato un po' picciata. Frank ha un problema di questo tipo quando ha assunto in falsetto, ma lui ne è consapevole, lavorerà sulla voce, diaframma, cioè lui è una grande insegnante di recitazione per Frank. Frank, tu a quel punto, capito, Al Pacino, cioè, Ben Stiller, cioè Frank, tu in quel modo puoi andare a fare, intanto il tuo agente ti dirà: Ale, abbiamo da 10 sceneggiature passiamo a 20 possibili, sì, cioè esatto. Tu ampli la tua portata, no? È un discorso che deve fare anche Ilenia Pastorelli, perché vi vogliamo più forti. Problema con le voci, Ilenia, Ilenia è più simile secondo me a Micaela Ramazzotti come, sì, problema, cioè stai attenta perché a non chiuderti in un personaggio, a non chiuderti in una zona espressiva, che può essere magnifica, ma noi al sesto film poi ti abbiamo esaurito. Noi siamo cattivi, ragazzi, noi siamo cattivi, noi critici de merda siamo i gatti neri, ma noi spettatori, noi critici siamo la, diciamo, la perversione dello spettatore, però vi consumiamo con lo sguardo. Allora voi dovete essere forti, non vi dovete far consumare dal nostro sguardo, e più riuscite a fotterci e ad essere grandi. E su Frank il lavoro continua e non c'è dubbio, e deve andare avanti, anche perché, ripeto, in alcuni momenti quando cioè sei molto bravo a dirigerlo, quando è serio è molto anche sexy Frank, cioè tu pensi che la camera lo ami? Cioè che ci sia un rapporto d'amore con la camera? No, a me piace molto lui, sì, assolutamente, ma io penso che poi il film è giusto, perché è bello che lui arriva con uno youtuber, uno che lo è come persona, però poi recita il regista del documentario, però mi piaceva quello piuttosto che un attore. Anche lì volevo un pezzo della nostra modernità come persona, oltre che come attore, no? Quindi in quel senso Frank secondo me ha proprio lo stupore dell'italiano un po' qualunque nel film, che poi no, perché Frank non è per niente una persona italiana, perché la madre è americana, e non è qualunque perché è molto preparato, assolutamente, quindi molto intelligente, però allo stesso tempo, insomma, anche se fa appunto giochi eccetera, una grandissima cultura cinematografica, anche perché ha la fortuna appunto di essere bilingue, quindi riuscire anche su cose, e di aver vissuto in America, quindi avere un bagaglio culturale molto ampio da questo punto di vista. Quindi il nostro Ben Stiller ce lo coccoliamo e andrà avanti. Sono convinto che la signora Bellini e Mussolini faranno l'amore un secondo dopo la fine del film, quindi tu magari che ti rimproveri adesso un po' per non aver inserito qualcosa, sappi che comunque non è drammatica come assenza, anche perché si sente un certo erotismo tra i due. Stefania Rocca è fantastica perché sembra Leni Riefenstahl. Diteglielo che è contenta. Ma insomma, è sempre stata un'attrice preziosa, ma... ha quella durezza teutonica, cioè Leni Riefenstahl, lo ricordiamo,
è stata una grandissima regista cinematografica, era una ex diva tedesca, era un'ex attrice che riuscì a diventare la regista preferita di Goebbels e riuscì a mettere in piedi delle produzioni cinematografiche geniali come Il trionfo della volontà e soprattutto Olimpia, che fu diciamo l'inizio dell'idea di rappresentazione dello sport attraverso anche punti macchina, lo dico a un regista, cioè la Riefenstahl ha inventato il documentario sportivo, o meglio, ha inventato la ripresa sportiva dell'atto agonistico, ok? Con Olimpia, che è il famosissimo film, ci hanno fatto anche un film su Olimpia, sulle Olimpiadi di Berlino, no? Famosissime quelle appunto con Hitler indignato perché Owens vince le gare di corsa perché è questo atleta americano di colore. E, insomma, sono le mitiche Olimpiadi a Berlino, poco prima che cominciasse la Seconda Guerra Mondiale, e Leni Riefenstahl era questa bellissima donna che era una grande regista, ma proprio una grandissima regista. Pensate che usò dei pattini, con la camera lei girava con i pattini prima della Steadicam dentro Il trionfo della volontà, che è le riprese a Norimberga di un congresso del partito nazista, che lei, Goebbels, le chiede di enfatizzare, e qua torniamo, no, al cinema, per questi qua com'era importante il cinema, lo ricorda Quentin Tarantino in Bastardi senza gloria, che cos'era il cinema per questi qui, e in un momento in cui l'arte cinematografica è appena nata e alcuni regimi intelligentemente la vedono come uno strumento per poter vincere e per poter sedurre e manipolare le masse. In questo invece, in Io sono tornato di Luca Miniero, c'è la televisione, che è questo, c'è una coppia che nasce e che è composta appunto da Stefania Rocca e Massimo Popolizio. Stefania sembra tedesca, cioè anche qua sei molto subliminale perché ha quella liur, a quel carisma. È l'unico personaggio che conserva il cognome del film tedesco, Katia Bellini. Esatto, esatto. Pure per un omaggio all'attrice, che è straordinaria nel film tedesco, quell'attrice meravigliosa. Quindi ci piaceva conservare l'unico nome del film tedesco. E poi, appunto, se siete stati particolarmente svelti, ricorderete appunto quello che fa Katia nel film, anche se Luca lo monta molto frettolosamente, però Katia ha un'ideuzza non male diciamo che lo fa corcare le botte, va bene? Lo fa menà a Mussolini per poi eventualmente fare un gioco e manipolarlo. Però poi vedi, il tuo è un noir, alla fine hai fatto un noir uomo-donna, anche perché alla fine, perché poi finiranno a letto i due e poi magari si spareranno, come la signora della porta accanto di Truffolo, devi fare il sequel, facciamo solo tornato due con no, ok, oh, perché qua, okay, no, perché L'amore è bugiardo, ok, Gone Girl di David Fincher, no, io ho ridato Fincher perché gli ho detto oh, ma sti due sembra quasi che Fincher ha avuto una reazione da nordamericano dicendo no, sei troppo europeo come spettatore, ma che sei matto, ma io non volevo che sia, e io facevo vabbè, ma io ho visto i film di Polanski, ma non è che lui si arrapa di nuovo per lei. Fincher era proprio, si è messo a ridere, no, c'era Bedeschi il mio capo si era terrorizzato perché Fincher si è incazzato, e io gli ho detto vabbè, ma io sono europeo, la posso leggere un po' così, allora, ma i due ormai vivono insieme, fai il sequel. Infatti si sta parlando molto del sequel di Gone Girl per capire Amy e Nick che fanno in quella casa insieme, che fanno Amy e Nick, con Nick che si chiude, che mi fa tanto ridere, nella porta e sta a letto così perché c'ha la psicopatica è fighissimo, vabbè, comunque noi siamo perversi. E invece qui c'è manipolazione su manipolazione, un noir a chi manipola di più, il nostro ragazzo Benito Mussolini, velocissimo, futurista e ideologico e cattivo e motivato in una sequenza magistrale, addirittura non si indigna più per l'uso dell'inglese. Adesso io, è una mia ossessione questa, voglio chiedere questa cosa molto elegante che fate sull'inglese, perché Mussolini, lo ricordiamo, ma loro sono bravi perché lo mettono nel film, Mussolini non voleva che si usassero le parole inglesi, ragazzi, va bene, cioè, non faceva parte dell'ideologia del fascio, perché loro cercavano anche linguisticamente, attraverso l'aiuto di Gentile e Company, perché non dimentichiamo mai che i grandi intellettuali italiani erano quasi tutti lì, no, perché questo tendiamo sempre a dimenticarlo, tra cui Gentile, Giovanni Gentile. Allora,
non tennis ma pallacorda, ok? Quindi l'orgoglio di usare, adesso noi siamo a Bethesda, invece noi siamo molto, ci piace molto l'uso della parola inglese, che come sai benissimo Luca ormai è molto più penetrata e fa parte anche un po' di un momento di grossa debolezza, no? Nazionale di orgoglio, quindi è interessante che si torni a fare questo discorso. Oh, Mussolini mortacci sua è così furbo, e anche questa io ti voglio chiedere come nasce questa idea perché è geniale, è così furbo questo qui che non si fa fottere dalla sua rabbia linguistica e accetta un gioco sull'inglesismo, va bene, che ha a che fare con un'espressione I forgive you, che riguarda questo cavolo di perdono orribile che di noi italiani che dobbiamo perdonare soprattutto in TV, va bene? Cioè tutto perché dobbiamo far finta, è tutta una esasperazione delle nostre maschere, e quindi è così furbo questo ragazzo che non è che si incazza e dice no, però lei deve dire mi perdono. È finita ormai. È troppo furbo. Ha aderito. Non è che ha aderito, no. Lo manipola. Cioè questo è Kaiser, cioè Kaiser Soze, gli fa una pippa a sto Mussolini, lo possiamo dire? Vabbè, vogliamo fare un incontro. Mi sembra in quel momento il perdono. Come siete arrivati a... Che sia in inglese o che sia in italiano, gli serve il perdono. Che gli frega? Lui deve arrivare all'obiettivo. Mi ricorda il dibattito che c'era a sinistra prima che io diventassi nichilista, esatto, perché noi dovevamo, tipo, si doveva abbattere una persona, adesso non mi ricordo bene come si chiama, si doveva abbattere una persona e non c'era, si sentiva che non c'era qualcuno che voleva andare a battere questa persona, ed è stata una cosa che ha distrutto, diciamo, la sinistra e il dibattito a sinistra. Quando io rivedo la cattiveria, quando io vedo l'ideologia, mi ricorda un po' le mie ferite di quel dibattito che adesso non c'è più perché è arrivato infatti il Movimento 5 Stelle, perché sennò non sarebbe arrivato il Movimento 5 Stelle se qualcuno avesse fatto un culo così a una certa persona, come bisognava fare se poi ti dichiaravi di quella, no? È quello che ha sconcertato un po' il paese, ha fatto perdere un po' di voti, ha fatto nascere una nuova forza politica, e mo se ci troviamo in questo gran casino è anche per colpa di certi idioti che stavano a sinistra. Detto ciò, quanto è furbo, quanto è intelligente questo ragazzo, mi dici come siete arrivati, cioè il ragionamento sulla scena finale in televisione, che l'ho trovata la ciliegina su questa torta che però è acida. Ma sicuramente lì abbiamo pensato, dopo un minuto siamo arrivati a cambiare praticamente il finale del film. Dopo è stata una passeggiata, eravamo a casa mia tra l'altro, e abbiamo pensato subito due cose che volevamo cambiare. Una, non ci siamo riusciti, era troppo forte, l'uccisione del cane, volevamo qualcosa più nazionale, ma alla fine abbiamo tenuto quella. E là il finale abbiamo pensato che invece non potesse proprio essere il finale del film tedesco, il film nel film, eccetera. E quindi subito siamo arrivati alla Maria De Filippi, tant'è che l'abbiamo invitata, Maria De Filippi. Però non ci siamo riusciti a accordare, non so che gli è mai arrivato l'invito, non voglio dire, però insomma la produzione la doveva contattare. Credo che poi dopo io ho detto, senti, ma forse è più interessante che invece muova lo stesso personaggio del film, cioè Stefania. Quindi praticamente Stefania si trasforma in conduttrice, infatti, sostituendo la De Filippi, una trasmissione dove francamente io con la De Filippi invece, conoscendo la De Filippi, secondo me non fa una cattiva televisione. È semplicemente il problema che la De Filippi è talmente popolare e quindi alcune cose, tipo quando si siede sui gradini, sembra essere la De Filippi, però in realtà la critica magari è più verso i programmi della D'Urso, magari, sinceramente la De Filippi è molto diversa dalla D'Urso, lo voglio dire molto chiaramente, la stimo. E Maria, no, lo dico davvero. E quindi può sembrare di Filippi semplicemente perché quando uno parla di calcio parla di Maradona, quando uno parla di televisione parla della di Filippi. Solo questo, lo sai che è molto interessante. Allora, Nicola Guaglianone è ossessionato da Maria De Filippi, secondo me. Sì, tanto che io un giorno nel mio ruolo ridicolo, perché gli dico devi fare il sequel, devi fare tre film del Jig, devi fare lo spin-off dello Zingaro, devi fare lo spin-off dello Zingaro perché è morto così. Allora lui una volta mi ha detto, è sempre in camera, perché poi io queste cose cerco di farle in camera, sia perché sono un giornalista di merda che cerca di essere efficace per Bethesda.it, ma lui mi disse, allora,
Ok, tu lo sai? Se non lo sai ti divertirà. C'è questa scena fantastica di Gigolo Bo, che loro hanno scritto ma non hanno girato, con Gabriele Mainetti, di Fabio Cannizzaro. Fabio Cannizzaro è lo zingaro di Gigolo Bo, uno dei personaggi che io amo di più nella storia del cinema italiano, perché Fabio è un rifiuto tossico della società dello spettacolo. Fabio voleva andare a cantare ad Amici di Maria De Filippi, Fabio c'aveva tante cose da dire, era un bisessuale gentilissimo, sarebbe potuto essere felice, avrebbe potuto fare anche cose belle, poteva essere buono Fabio, ma qualcosa è andato storto. E allora loro raccontavano che nella camminata di Fabio Cannizzaro verso lo zingaro, verso la cattiveria e verso il gangsterismo, c'era questo scontro con Maria De Filippi. Lui veniva rifiutato alla sua cosa e lui andava e si rubava il trono, rubava il trono di Uomini e Donne e lo portava, che è una cosa geniale, e lo portava nella sua sede Batman, vedete, diventava Joker, lo portava nella sua sede gangster, ed era un pezzo come quella foto che Mainetti inquadra sempre, che io adoro, che sembra Shining di Kubrick, no? Ve la ricordate in Gibbio? C'è la foto di Fabio quando era buono e c'è Fabio che ha un sorriso che è quello di Nicholson alla fine nella foto di Shining. C'è Cannizzaro che sta così in mezzo a questi altri di Maria De Filippi quando Fabio, no, sognava di, però c'era qualcosa di inquietante, questo sorriso così fisso, insomma. Quindi Nicola Guaglianone, che sceglie Ilenia, Nicola è della mia generazione, noi siamo leggermente più giovani di te, noi siamo cresciuti con la televisione, siamo cresciuti molto anche te. Però noi di più forse, perché era un'Italia completamente televisizzata, ok? Che poi è quello di cui stai parlando anche te. E quindi Nicola sceglie Ilenia Pastorelli, la sceglie perché la sente che parla al Grande Fratello e lui stava di spalle. E la sente, lo seduce attraverso la parola, chiama Mainetti e dice l'abbiamo trovato Alessia, che non riuscivano a trovare Alessia. Quindi sente Ilenia dalla TV. Con Maria De Filippi, quando io gli dico, ma che cosa aspetti a fare lo spin-off dello Zingaro? C'hai Marinelli che è Gian Maria Volonté. C'è Marinelli che è Stardom in questo momento, ma montiamola sta produzione, ma fai lo spin-off, no? Fai vedere lo zingaro come diventa lo zingaro. E con Nicola sempre, quando lo aggredisco così, è sempre così gentile poi con me, che c'ha sta troglodita sempre quella, e fa, no, beh, allora, e diceva, no, ma io poi, e io facevo, ma vai a parlare con Maria, perché quella è furba, quella c'è sta, secondo me, te lo produce pure, e quindi, questo per dirti non che io sono... vissuta noi in questo caso, diciamo, non siamo arrivati a... parlarlo. Ma perché lei è irraggiungibile, veramente? No, lo so, però non siamo riusciti a parlare. Lui c'aveva una riunione, lui mi disse, c'ho una riunione con Maria il giorno dopo. Oh, io facevo, vai! Perché Maria, secondo me, se glielo racconti, io sono d'accordo con te, anche a me piace lei, perché secondo me se glielo racconti, lei si fa una risata e tu la coinvolgi. Non è una donna stupida, ecco. No, diciamo che ha avuto un mentore anche che l'ha, diciamo, molto ben... aiutata a diventare quella che è a livello televisivo, quindi assolutamente ok. Beh, molto interessante questo collegamento Maria De Filippi, questa ossessione Maria De Filippi che c'è in Nicola Guaglianone. Domanda su Nicola. A noi ci piace tanto, va bene? Io ce litigo, poi ci faccio pace, lo pungolo, cerco di fare pure il mio mestiere, perché noi crediamo molto nel franchise di Gigolo Bo, va bene? Cioè, noi siamo... ci piace questo cinema, lo capiamo negli Stati Uniti d'America, lo raccontiamo come nessun sito in Italia lo fa, e quindi anche lì diciamo, porca vacca, ma se c'è qualcuno che fa sta roba così bella in Italia, vogliamo un Marvel, vogliamo un Marvel Universe, vogliamo un Gigolo Bo Universe, e vabbè, e queste sono le mie ossessioni. Mi racconti di che cos'è Nicola Guaglianone, che cos'è stato per te lavorare con Nicola, perché mi sembra molto interessante questo incontro di personalità. Io credo che ho sempre fatto molta fatica dei rapporti con i sceneggiatori, credo di aver trovato veramente due sceneggiatori molto diversi tra loro, con i quali invece ho avuto un rapporto privilegiato. Non, ne sono Massimo Gaudioso e Nicola Guaglianone. Sono due grande Gaudioso. Diversi. Uno di quelli di Gomorra, per tornare a un film di cui abbiamo parlato. Nicola è una persona molto creativa, questo per me pure è molto utile, io pure penso di essere una persona, diciamo, creativa come impostazione, anche se Nicola è convinto di essere un grande strutturalista, invece è una persona molto creativa, e secondo me non serve essere più un grande strutturalista, ormai ci sono entrati dentro questi tre arti. Puoi spiegare questa cosa meglio ai nostri spettatori di Betteste? Che cosa vuol dire strutturalismo in sceneggiatura cinematografica? Noi della generazione
Nicola e io molto, però sono in questo tipo di cosa, non so gli altri miei coetanei, ma sicuramente i più grandi lo sono molto meno. Cioè, parlare di strutture in tre atti era un'offesa fino a qualche anno fa, cioè il centro sperimentale non la insegna, cioè, quindi siamo alla follia. Dopodiché noi siamo andati oltre la struttura in tre atti, noi siamo praticamente, l'abbiamo superata, siamo appunto in 15 item, quindi siamo praticamente, almeno io e con Nicola ho avuto assolutamente questo tipo di rapporto molto tecnici da questo punto di vista qui, quantomeno come conoscenza, perché come insegno nel calcio praticamente giochi ancora con la difesa da uomo, questo è il cinema italiano, invece praticamente chi giocherebbe più, tutti giocano a zona, quindi una volta introiettati sul problema vero sono i meccanismi, i personaggi, non far sentire il meccanismo, gli atti, non far sentire i passaggi degli atti, quindi penso che quello è solo la creatività, e in questo senso Nicola è una persona molto creativa, ha delle soluzioni che sono sempre molto creative. Se Massimo Gaudioso, che lo stimo molto, è più sul personaggio, e quindi in qualche modo ha una grande capacità di analisi del personaggio, Nicola magari invece ha delle soluzioni più creative anche a livello di trama. Quindi per me parlare con lui, anche soprattutto creativamente, è una persona molto pratica, è stato molto, molto interessante. E quindi io spero davvero, se dovessimo rilavorare insieme, cosa che sicuramente accadrà, però a parte quel rapporto umano, perché è una persona brillante, molto simpatica, no? Questa sua aria guascona è veramente... È molto colto, nel senso che riesce a unire vari mondi diversi, certo, questo è molto affascinante. Quella è una cultura che io non ho, ma lui ce l'ha e proprio non la conosco, appunto molto più... zombie di genere Verdone pure sì. E infatti va a lavorare con Verdone, no, ma lui è molto eclettico, il cinema è grande, ragazzi, a volte io critico i cinefili di Bad Taste che hanno una cinefilia meravigliosa, molto intensa, però io a volte li... no, la creatività bisogna essere creatività, grandi, cioè ampliare, cioè questo è un complimento a Nicola grande, perché la creatività è molto rara, ci si nasconde dietro le regolette, ci si nasconde a volte dietro la fatica di tutti i giorni montare su una sceneggiatura, perché la creatività è un salto nel buio e senza un salto nel buio non si può fare nessuna sceneggiatura, e Nicola in questo senso io lo trovo molto apprezzabile proprio per la sua creatività, è sempre una persona con la quale si può dialogare con delle intuizioni che sono sulla base di una grande creatività, questo per me è il cinema e questo per me è tutta l'attività che facciamo, con la creatività puoi sbagliare, certo, con le regole magari sbagli meno, quindi bisogna unirla alla struttura e tutto quanto, però secondo me è più interessante sbagliare su messaggi in segreteria, cioè con delle soluzioni che sono creative, piuttosto che farlo perfettamente nei tre atti, come la maggior parte dei film italiani della generazione precedente e di questa generazione, molti dei quali appunto sicuramente non ha scritto Nicola. Senti, tanto per mettere sempre di più in crisi Nicola, lo vedresti bene quindi all'interno di un franchise, per esempio di una saga? Cioè, no, Nicola no. Si potrebbe divertire, no? Come drammaturgo a immaginare Gig 2, Gig 3, Gig 4, Gig 5 lo facciamo girare a Miniero, no? Perché lo prendiamo, certo. Che magari ti divertiresti, no? A fare un gig, certo, sì, come no? Non ho problemi, io assolutamente, anzi sui sequel ci dobbiamo migliorare tutti, perché i sequel sono sempre deboli in Italia. I remake li sappiamo fare abbastanza, ma i sequel... Bravo, bravo Luca, questa è una cosa molto... è un'arte, il sequel è difficile. Bene, bene, lo dice un signore che ha fatto Benvenuti al Nord, sì, che infatti era peggio del Benvenuti al Sud. Quindi i remake li facciamo sempre sull'ambito di un grande successo del primo. Secondo me è sbagliato, bisogna fare un sequel quando il primo ha avuto un successo non di botteghino, ma di identità. E poi dopo prendi molto fare bella il sta cosa che dici, perché sennò è questo, amico mio, allora è questo. Sì, no, lo faremo, sì, perché sì. Me sparano, però per questo per essere meno criptici sono tornato due. Bravo, no, bravo. È questo, sono d'accordo, perché io non sono negativo nei confronti di sequel, quindi. Ma anche perché ci piace il cinema commerciale, ma non c'è nessun problema ideologico, va bene, il secondo Indiana Jones era fighissimo, il terzo pure, e qual è il problema, va bene? Scream 2 era più bello di Scream 1. Ah, quanto era bello. Craven Scrave, no? Mamma mia, mamma mia. Perché era un Craven come Spider-Man 2 era più bello del primo Spider-Man di Raimi. Mi ricapita, perché hai avuto un grande successo, sei più libro, sei più scatenato. Scream 2 era una figata pazzesca. A te ti piacerebbe fare un horror? Sì, molto, assolutamente. È un tipo di genere che mi piacerebbe molto, ma
o a un thriller, proprio per la mia passione per la cronaca nera. Ci ho pensato tanto, anche in TV, magari se mi candido per una serie TV, magari con personaggi presi dalla realtà. Là ci sono dei casi che sono pazzeschi, no? Quindi... Senti, ma stasera stai a quarto grado? Ah, scusate, vi stiamo parlando da venerdì. Scusate, ma voi non l'avete... Vi stiamo parlando dalla dimensione temporale di venerdì. No, stasera no. Sì, beh, stasera c'è quarto grado subito quarto al volo. Grado, preferisci quarto grado? Chi l'ha visto un po' un capo? Però preferisco chi l'ha visto. Ma perché sei Rai ancora un po' Io trovo il quarto grado di Nuzzi, lo trovo notevole. Molto migliorato rispetto a quello di prima, certo. Cioè, interviste, l'altro. Esatto. No, no, su questo non c'è dubbio. Però poi la competizione stasera con la partita, io guardo molto calcio, ecco. Quindi preferisco il calcio a quarto grado, la cronaca nera. Ok, no, invece io ragazzo medio. Mia moglie, io sono appassionato di basket, siamo in 5 in Italia, però e mia moglie mi ha portato verso la cronaca nera quando ho conosciuto questa Katia Bellini, la mia Katia Bellini. Ecco chi mi ricordava Katia Bellini, adesso inconsciamente adesso sto facendo un processo del perché ho amato molto Katia Bellini e anche sono molto spaventato da lei, che mi ricorda mia moglie. E quindi che bella questa comunanza sulla cronaca nera. Ultime due mie curiosità. Uno, l'idea geniale, che geniale, va bene, ogni volta che la vedo dico è geniale, questa è la scena migliore del film, questa è la scena migliore del film. Devo chiedergli che cazzo ci ha avuto st'idea, la chiave di Villa Torlonia sotto il vaso. Per esempio, un'altra intuizione di Nicola. Che... Allora, Mussolini direva a Villa Torlonia: questo ragazzo svelto, abile, futurista, in gamba, arriva in Italia, piomba al cielo, si rende conto che è tutto pieno dei neri, dei ciabatte, dei polpacci. Che bella la prima frase. Che bella idea di Nicola. Bellissimo. De invertiti. Sono a Roma o a Addis Abeba? Quella è mia. No, io tu parli della chiave che non è lì. Aspetta, mo ci arrivo, mo sto in un trip. No, sono a Roma o Addis Abeba? A me piace tanto polpacci. Sì, dov'è finito l'impero? Io ho fatto il montaggio queste qua, perché stupendo. Ovviamente ho visto prima lui, quindi mi era più facile. Stupendo. Prima girato. Insomma, questo ragazzo che sta al giornalaio gestito da pederasti per lui, sì, no? Due, una coppia di gay che lui immediatamente vede questo titolo di Repubblica, sia i matrimoni gay. Però è sempre un ragazzo Kaiser Soze. È sempre un ragazzo estremamente intelligente, ok? È più lucido di Saruman, è quasi lucido come Sauron, quindi è uno di questi villain, è più lucido pure di Fabio Cannizzaro, cioè è uno di questi villain molto tosti quando li becchi, ma molto tosti, questo ragazzo di nome Benito Mussolini, insomma, tornato, e a un certo punto vuole tornare a casa sua, a Villa Torlonia, e fanno questa inquadratura molto divertente. Bravo Luca, perché a me piace tanto, mi piace tanto l'ironia sui campi, quindi fai questo campo largo bellissimo, larghissimo, di Mussolini che sta davanti alla sua casa, che anche in un momento un po', e lì è molto ironico per chi ama questo humor, è anche un Mussolini ovviamente con le mani sui fianchi così, che osserva casa sua e c'ha pure un momento un po' di stranguglione, sì, sì, no, cioè, anche se non lo vedi perché poi dopo perché è di spalle, è molto elegante, è molto anglosassone come humor, ma c'è Mussolini che sta contemplando la sua casa, sì, sì, già sta lì fermo, che io ho riso perché mi piace a me sto humor, e poi c'è Mussolini che, e là veramente sei molto inglese, con grande calma, perché deve arrivare come sorpresa allo spettatore, sempre in questo campo si avvicina a una bellissima a un bellissimo vaso su un piede, lo sposta e sotto c'è sta chiavona così. A me piace tanto la polvere che fai vedere, bravo, cioè questo è Indiana Jones, no? Ci piace questo prop, questo utilizzo, il cinema è questo, ragazzi, sale su queste scale lunghe. Mi piace la polvere che scende, cioè Mussolini sapeva che c'era questa chiave di Villa Torlonia sotto il vaso, c'è stata per 50 anni, è finito il fascismo. Queste sono cose di cinema, di sapore cinematografico profondissimo, perché tu spettatore, in due secondi, anche se non sei un critico di merda, in due secondi c'hai tutto l'idea del certo, sono passati degli anni, lui sapeva che c'era la chiave là sotto, e quella è casa sua, e noi borghesi antifascisti dopo la fine della seconda guerra mondiale, il passaggio dal primo e il secondo atto, ora se non ci fosse stata quella intuizione creativa sarebbe stato molto macchinoso, questo intendevo prima, invece lì devo dire l'intuizione, la creatività fa sì che il passaggio dal primo e il secondo atto è molto morbido,
che no, si incontreranno. Perché io sono un critico, ok? Adesso sto capendo meglio perché stiamo facendo anche un po', stiamo spiegando. Che... Allora, sto capendo meglio cosa intendi te. Quindi questa è... quando tu parli di creatività, quindi è cioè proprio una gag anche, una gag. Anche un'idea una, come una la chiave. Cosa del genere, c'ha tutto però, perché c'ha la nostalgia, c'ha la, il ritorno là. L'ultima volta che lo vediamo da solo, poi si sveglierà nella camera dei bambini con... la guida che sta allora questa è la camera dove, dove dormiva e effettivamente devo andare a dormire lì anche poi questo è fonte, geniale no, certo ne so, il cinema italiano ormai cioè, almeno cioè, noi siamo attenti io almeno molto al fatto che non può durare 25 minuti prima che si incontrano quindi sto attentissimo in montaggio a farli incontrare prima, a 12 a 13 massimo una volta si incontrano a 12 ma ci perdo un sacco di tempo perché quelle sono regole quelle sono cose vere. Però nello stesso tempo quando si incontrano deve essere brillante il modo in cui si incontrano, comunque la scena precedente, questo intendo dire nel dare un meccanismo che i meccanismi sono meno importanti, certo ci devono stare. Ok, quindi quando tu parli di differenza tra strutturalismo e creatività, è sì, questo? Sì, tanto se il regista lo fa in montaggio molte volte. Ok, adesso capisco. Ma io lo faccio in scrittura, mi viene meglio fare i tre atti, di solito molti registi fanno dopo, montando, cioè, io lo faccio bene in scrittura, mi viene molto più... chiaro, però le intuizioni creative sono molto più importanti, quindi per me il dialogo con Nicola è stato su una base creativa, quindi in quel senso molto importante, ma che ci serve scrivere il dialoghetto. Che bello. E quindi sta chiave è stata questa chiave praticamente Nicola sì, o te? Intuizioni di Nicola. No, no, beh, chapeau, Guaglialone, chapeau, ti continuerà a rompere i coglioni su Jig 2, 3, 4, 5, 6, però bravo Nicola, che bravo, bravo che bella sti dà della chiave. Poi io dirò un'altra qualità Nicola, che qualunque parte, per quello c'è pure io però posso capire perché facendo il regista mi conviene, però lui non ha proprio il problema se la idea è tua o sua, e nemmeno io, mentre puoi anche lavorare con sceneggiatori in cui tendono a analizzare troppo magari la proposta del regista. Vogliamo fare dei nomi? No, no, ho un altro sceneggiatore perché a volte si lavora a tre, quindi è ancora più difficile, insomma. No, veramente devo dire il rapporto è stato anche molto rapido, che è la cosa principale, perché poi mi prendo la sceneggiatura e me ne vado e finisce un mese prima non lo faccio da solo perché mi faccio i passaggi, non mi piace più lavorare troppo con lo sceneggiatore. Nicola è rispettosissimo di questo prendermi il copione, modificarlo e trovare sempre gradimento nelle scelte fatte, questo secondo me è molto apprezzabile. Che bello, no, ma quando è venuto qua era veramente orgoglioso del film, lui l'aveva visto. No, questa cosa non mi piace, mi fa sempre molto carino in stato tempo. Bene, bene, bene. Forza Nicola, forza Guaglianone. Ci sembra che Nicola stai andando veramente alla grande e lo stato di forma è ottimo. Quindi sarà bellissimo Jig 2. Sarà veramente bello Nicola, io sono convinto. Anche se non abbiamo come villa Cannizzaro, ma magari dai, magari ci inventiamo qualcosa dopo quella testa mozzata, chi lo sa. Detto ciò, altra cosa che ho adorato e poi chiudiamo perché se no lo stiamo... Questo è breve, eh? Questo è breve, stiamo a 1 ora e 42. È brevissimo questo. E abbiamo parlato solo un film, eh? Con questo io mi potevo scatenare con tutti gli altri, molto interessanti. Vabbè, magari ne facciamo un'altra. Ne facciamo una, torni a casa del critico di merda. Oh, intanto, vabbè, facciamo delle cose un po' acide. Dei flash, 63 governi... in 70 anni. 63 governi in 70 anni. Qual è stato il più longevo? Berlusconi, il Berlusconi 2, il più longevo. Tu, io non lo sapevo. Dal 10-6-2001, io me lo ricordavo già. No, dico là, non è... Qua sono diventato nichilista, diciamo, in questi 4 anni sono diventato nichilista. Dal 10-6-2001 al 23-4-2005, il grande Silvio, infatti lo trovate anche su Wikipedia, number one, il Berlusconi 2 è il governo più longevo. E infatti per noi italiani, che all'epoca seguivamo ancora la cronaca politica, fu una notizia scioccante, cioè ce l'abbiamo fatta, cioè noi per la prima volta abbiamo fatto come i francesi, come gli inglesi, ma te rendi conto, cioè non è durato 2 settimane il governo, non ci sono stati 12 rimpasti, cioè si è andati dritti e si è fatta la legislatura, all'epoca fu uno shock, quindi ricordiamo anche ai nostri amici un po' di storia nazionale, ok? Quindi lui detiene il primato. Detto ciò, c'è... Mi piace tanto il... Avete paura del silenzio? Mussolini all'inizio non parla in TV. E tu vedi tutti questi che poi Mussolini è furbo, mica li legge i gobbi. Eh? È sempre il ragazzo che ha un'ideologia in testa. Che gli frega. Quello sta lì, c'ha il suo piano. Il nostro Kaiser Soze, fantastico. E Mussolini sta zitto. La gente sta così. E poi fa...
avete paura del silenzio. Le famose pause craxiane. Craxi era uno che stava zitto per tre ore al Parlamento, faceva un discorso, poi aveva le famose pause. D'altronde Forattini, lo, quando faceva satira, ti ricordi come lo vestiva? Da Mussolini. Faceva Bettino Craxi, esatto. Non dovevo stirare. Però. Esatto. Quindi interessante questa cosa, e anche Mussolini gioca molto sulla pausa. Ma il gran finale, prima di liberarti da questo sequestro, è il cane. Allora, l'ultima ironia, l'ultima satira devastante che fanno questi due geni di nome Luca Miniero e Nicola Guaglianone in sceneggiatura è questo animalismo. Cioè, noi siamo animalisti. Tu puoi fare qualsiasi cosa nel mondo, ma il cane non lo devi ammazzare. Che è una cosa che mi ha fatto veramente morire dalle risate. E infatti anche lì voi manipolate psicologicamente lo spettatore, perché quando Mussolini dice era solo un cane, c'è una parte di me che dice cazzo sì, cazzo sì, e lì sei fottuto, era solo un cane, cioè ha ragione Benito, cioè adesso capito, se c'è Roscio qui che non è in campo, cioè se Roscio in questo momento io lo prendessi e lo uccidessi in campo davanti a voi, la mia vita sarebbe sì. Altro che I Forgive You, perché io non so forte come Benito Mussolini, non so furbo come lui, cioè io sarei è finito, no? La intuizione del film è proprio là, cioè che il cane che nel film tedesco è presente, però nel film tedesco si perde assolutamente, mentre noi italiani di merda stiamo tutti a fare, cioè questo ha fatto già le peggio cose, il perdono della nazione, capito, sul cane, cioè la gente si allora intanto si prende per il culo finalmente, che io già non ne posso più, cuochi, Mussolini, questo è Mussolini, cuochi, una nazione di cuochi, una nazione alla cui massima aspirazione è quella di diventare cuoco, sembro io, questo sono io che se la io me lamento così, quindi quando ho visto il ragazzo dire quelle cose, anche lì ho detto c'ha ragione, andiamo a abbassare, basta, ok, grande Guadagnino, il primo è Guadagnino, io sono l'amore, lo sapevi te questa cosa? No. Il primo che lancia cracco è Luca Guadagnino. Io sono l'amore, un film di soli 10 anni fa, i piatti da 10 anni sono passati, era il 2008, amico mio, e Guadagnino faceva vedere i piatti, quei piatti del suo uomo da sono l'amore, e quest'ultimo che ha fatto è Big Splash l'anno scorso, sì. No, fermo parecchio, 6 anni fermo, sì. No, forse è 2010, io sono l'amore. 2010, scusa, perdono, chiedo scusa. Pausa, sì, ci ha avuto. Sì, ha girato altre cose. Ha fatto il documentario su Bertolucci, bellissimo, con Fasano nel 2013. Bertolucci o un Bertolucci? Si è andato a parlare col suo mentore. E questa cosa probabilmente perché poi è andata a fare Io ballo da sola, con Chiamami col tuo nome. Grande Luca. E, insomma, Carlo Cracco, mi ricordo. Ma perché Guadagnino è un genio? Adesso apriamo una minima parentesi Guadagnino, scusate che dura ovviamente 3 ore. Perché Guadagnino è un genio? Perché lancia cracco quando nessuno si fila cracco, prima che diventi star con Masterchef. È un genio del male Guadagnino. Comunque ha anticipato, anticipato una cosa. E io mi ricordo che mi diceva Francesco, sempre con la sua... Dice, io... c'è questo cuoco bravissimo che... Carlo Cracco, allora io filmo i piatti del mio cuoco protagonista, quello che fa l'amore, grande Edoardo Gabriellini, che fa l'amore col Tilda Swinton, io filmo i piatti finali che sono fatti da Carlo Cracco. Oh, questo era Luca, ma Luca era anche quello che mi parlava dei Mainetti 8 anni fa e mi diceva Gabriele Mainetti diventerà uno dei più grandi cineasti italiani. Cioè, guardate, questi sono visionari, eh? Allora, facciamo un applauso a Luca per vedere cose, questi sono i nostri amici visionari. Cioè, loro vedono cose prima che le vedremo noi, che saranno industrializzate, cioè, le prevedono, ok? Le vedono nella loro testa. Allora, per tornare al cane, siamo tutti diventati degli animalisti ridicoli, questo fa le peggio cose, dice le peggio cose, gli italiani del film non si indignano mai, perché pensano, è un comico, è satira. Infatti c'è Mentana che dice, ma questa... Anche lì, no? Eterno dibattito. Quante volte, tante riunioni abbiamo visto, non a noi che ci piace la satira. Quante trasmissioni televisive abbiamo... Che cosa è satira e che cosa non è satira? Certo, lui lo dice. Capirai, qua c'è un dibattito eterno. Dove ti fermi? Dove ti devi fermare? Non ti devi fermare? Qual è il limite? Certo. Ok, Woody Allen dice, fa dire ad Alan Alda in Crimini e Misfatti... che la commedia è tragedia più tempo,
La commedia è tragedia più tempo, ovviamente sull'olocausto, a una settimana dalla fine dell'olocausto non potevi fare satira sull'olocausto, sull'11 settembre non potevi fare satira sull'11 settembre, e poi l'hanno cominciato a fare dopo. Quindi insomma, Alan Alda dice questa cosa che lo indigna molto a Woody Allen in Crimini e Misfatti, ma in me è abbastanza vera, che può essere tragedia più tempo la commedia. Arriviamo a sta cosa, cioè, tu puoi fare qualsiasi cosa, ma se io ti inquadro che ammazzi un animale, shame on you, shame on you, cioè proprio vergogna. E quindi mi dici quest'idea come l'avete quella è geniale. Già nel film tedesco. Sì, c'è nel film tedesco, ma sì, non lo mollano. No, noi a parte diamo due colpi al cartone. Quello che è veramente uno spaesamento, che lui s'accanisce proprio. Due. S'accanisce poi letteralmente, linguisticamente, esatto. S'accanisce adatto per il cane. Soprattutto secondo me la differenza è l'atteggiamento di Frank, il quale praticamente sbigottito commenta gli ha sparato. Cioè non ci può credere. Sara, io ho sentito un boato, e poi la litigata dopo, e chiaramente quella scena successiva del telefonino quando cercano di far pace dormendo nello stesso letto, anche Benvenuti al Nord dormivano nello stesso letto. Esatto, è vero. Dormono molto nello stesso letto, anche De Sica e Rosa in Scuola Più Bella del Mondo dormivano nello stesso letto. Perché sta ossessione? Vuoi dormire nello stesso letto? Tu con Genovese ci dormivi sullo stesso letto? Probabilmente, capitato. L'hai fatto, insieme, esatto. Se non è successo. Quindi sta parlando magari con la sua relazione strana con Genovese. Che probabilmente in campeggio sulla barca, insomma, stavamo sempre insieme. E quindi no, intendo dire che loro diventano tutt'uno lì, inizia praticamente la loro amicizia, perché in qualche modo quello ammazza un cane e l'altro gli risolve il problema d'amore per farsi perdonare. Ma infatti no? È Fight Club il film. Infatti lì proprio diventano una persona sola. Cioè lui ha questo, grazie a Mussolini scopa. Sì, sì. Parliamoci chiaramente ragazzi, grazie a Mussolini scopa. Sì, questo è molto chiaro, no? Nel film. È chiarissimo. No, perché un critico mi aveva detto di togliere la parte sentimentale di Mussolini. Un critico? Sì, un critico del cinematografico. Ah, vabbè, ma noi, ma noi siamo. No, ci manca per. Tu. È Eritrea, no, se non è una prima. Il critico schizofrenico. Tutti possono avere un'opinione diversa. Ma ci mancherebbe, ma ci mancherebbe. Togliere la parte lì. Perché quello è proprio il punto di quello, lui diventa fortunato grazie alla conoscenza con Benitoni. È Fight Club, è il rapporto che c'è tra Edward Norton e Brad Pitt, prima che noi sappiamo che non c'è, sì, che non esiste Brad Pitt, però poi vabbè, perché Fincher ci manipola e ci usa anche lì. Però ok, vabbè, quindi il cane, l'accanimento sul cane, e il cane diventa appunto l'unica cosa per cui l'italiano si indigna, la pietra dello scandalo. Adesso con tutto, io voglio bene a Roscio, ragazzi, non me fraintendete, non è che vado in giro a menare i cani, ci ho avuto sempre dei cani, gli voglio bene, mi piacciono, però fa capire come siamo diventati, no? Un po', un sì, po', possiamo parlare di sopprimere i migranti, che poco prima una signora di milanese diceva di sopprimerli, però allo stesso tempo il cane no, il cane non dobbiamo toccare, il che è pure giusto, il cane non dobbiamo toccare, forse nemmeno dobbiamo sopprimere i migranti. Detto questo, non dobbiamo essere sempre solo buoni, perché appunto la cosa che io adoro, che mi fa morire dalle risate, perché mi solletica la parte veramente il diavolo di Animal House di Landis, no? Quando c'è l'angelo del diavolo, è Mussolini che dice era solo un cane. Sì, ma mi fa morire perché c'è la parte di Macchetta ancora. Era solo un cane, per Dio! Cioè, pensiamo ad altro! Perché lui ha... E poi è così anacronistico rispetto all'epoca politicamente corretta. Ma soprattutto lui dice mi ha morso. È vero, poi è infantile anche, però... Mi ha morso! Muori! Cioè, mi attacchi! Lui è un soldato, ma lui dice... Se tu... Come si chiama? Mi ricordi il nome del cane? Filippo, perché lui lo usa anche il nome, perché lui è Filippo. Sei inglese, gli chiede. Esatto, Filippo, sei inglese, perché prima di uccidere lui ci gioca, cioè prova anche a andare. Filippo lo attacca, forse perché è inglese, forse certo. Perché Filippo siamo un po' indiani, e c'è una reincarnazione di un padre. Lo attacca e Mussolini giustamente lo deve uccidere, e poi lo continua a chiamare per nome. È fantastico, mi ha morso. E poi il perdono è proprio sul cane, questo è interessante. Fantastico, il perdono. Chiede il perdono, I forgive you. I forgive you. Questa signora che parla in Ibra, che brava che è. È una cosa allucinante. Esattamente come la scena della signora che abbiamo visto rincoglionita con l'Alzheimer, che
Mussolini è in grado di farla uscire dall'Alzheimer. E che belli che sono i piani di ascolto di Massimo. Ah, Ariella Reggio, lei si chiama. Che brava, che bella che è quella scena, quanto è dura. E anche lì noi italiani, i giovani italiani in mezzo a questa... È la storia vera dell'ultima sopravvissuta di Auschwitz. Esatto. L'ultima sopravvissuta del ghetto di Roma, non di Auschwitz, che appunto ha 9 anni, è l'unica bambina che torna dal... ecco, insomma, da spizzichina. Esatto. No, un po' grande fa. E questi giovani italiani, è un film veramente impietoso su questa generazione un po' più giovane di me, io ho 43 anni, perché è la generazione di Francesca e Canaletti, quindi di Frank... come si chiama l'attrice che fa Francesca, che è bravissima? Si chiama Eleonora Belcamino. Eleonora Belcamino. Eleonora. Brava Eleonora Belcamino. Sì, perché si perdono, cioè sono convinti che lui sia un comico. Forse poi le volte che hanno paura che non sia un comico si autoconvincono, sono un po' sonnambuli. Poi quando c'è la scena bellissima con la signora che ricorda... Lei si così loro si lasciano poi forse, allora no, i giovani escono un attimo da questa ipnosi, e sì. È veramente molto, insomma, ripeto, esatto, perché no, esci frastornato, vista che Claudio Bisio, che lei l'abbia scambiata per Claudio Bisio, gli dicevano esatto, cioè, esatto, e guardate che bravo che è Popolizio, che è vogliamo la candidatura a David, vogliamo la candidatura a David per Popolizio, beh. Sì, a me la candidatura, mi penso proprio a Davide del Popolizio. Tu lo dai sì, favorito, dai. Siamo a ridosso delle nomination, andremo online prima delle nomination. No, però fa le altre, lui fa quelle dopo. Siamo già usciti dalla... Sì, però scusate, facciamo... allora siamo usciti dai termini, ma sono tornato. Sono tornato e fa quello dopo. Ah, ecco, fa quello dell'anno prossimo. Quindi lui si trova nella situazione di accorsi del servito, David. Cioè. Ok, ah sì, beh, sì, insomma. Però non abbiamo visto. Vediamo. Ciao Berlusconi, quindi. È lì che, no? Berlusconi che viene citato, questa è la chiusa perfetta della vita. Ci abbiamo lo scontro tra Mussolini e Berlusconi, va bene? Chi lo sa, però potrebbe esserci lo scontro tra Massimo Popolizio e Tony Servillo in loro di Paolo Sorrentino. Silvio Berlusconi, c'è una grandissima attesa. Perché abbiamo avuto degli ottimi Berlusconi ultimamente. Sì. Io ho amato moltissimo il Piero Bon di 1992-1993. Bravi, non so se ti piace quella serie, sì, io sì, la adoro. Ma soprattutto Berlusconi, bravissimo. Che è gran Berlusconi, ma anche Elio De Capitani era veramente affascinante nel Caimano di Moretti. Ma Piero Bon, questo Silvio energico, questo Silvio ragazzo molto spiritoso, ci piace. Ci piace il taglio del Berlusconi del Piero Bon del bellissimo 1992-93 di Giuseppe Gagliardi, con grande sceneggiatura. Detto ciò, ok, in attesa dello scontro Servillo-Berlusconi, salutiamo Luca Miniero. Ciao a voi. No, non essere così frettoloso, dici... No, io quello che volete. L'abbiamo spremuto, va bene, 1 ora e 57, stiamo in chiusura. Complimenti Luca, il film grazie. È acido, non ti preoccupare se non ci sarà l'incassone di Benvenuti al Sud, ma devi essere fiero del film che hai fatto, perché sono tornato, è un film che colpisce, soprattutto in prossimità del 4 marzo. E quindi ciao Bettes.it, ringraziamo Luca Miniero e ci becchiamo prossimamente qui. Ciao! Ciao! Ma bello, 2 ore fai di cosa, la carichi quasi integralmente. Tutta, non quasi integralmente, non si butta niente.